E penso che tra pochi secondi partiranno. Eccoci qua, ufficialmente live, ragazzi. Siete tantissimi. Fatemi sapere in chat se mi sentite correttamente. Siamo in 472 persone collegate in pochi secondi. E grazie di cuore per essere qui. Qui con me c'è Fabio, Fabio Gallerani. Ti passo la parola a Fabio per i saluti e poi partiamo perché abbiamo veramente tantissimo da condividere in questa serata storica. Esatto, serata storica con più di 2100 persone registrate per questo webinar. Oggi abbiamo fatto un po' di cronistoria quando aumentavano i registrati perché veramente sono settimane che aspettiamo questo momento. Oggi è il giorno della svolta e vedrai che in questo webinar troverai tantissima positività e tantissime informazioni utili per dare una svolta finalmente alla tua carriera in questo 2020 senza precedenti. Quindi stanno entrando ancora persone, Vedo la stanno chat che un pochino. realmente sta impazzendo. Abbiamo aperto la sala su Webinar Jam da neanche un minuto, quindi una serata epica. Che dire, ragazzi? Iniziamo a entrare nel vivo della serata. Abbiamo organizzato questa vera e propria conferenza per annunciare tre grandissimi trend, rivelare tre grandissimi trend che chi deciderà di cavalcarli, vi garantisco che vi aiuteranno moltissimo a dare la svolta definitiva alla vostra carriera professionale. Quindi sarà una serata dove parleremo di questi trend, li andremo ad approfondire e riveleremo anche il nuovo progetto che abbiamo creato in Marketing Genius che permetterà a tutti voi di sfruttare questi tre trend insieme, tre grandi tendenze che se comprese sono tre cose di cui forse qualcuno ne parla, ma davvero in pochi hanno capito. Ecco, davvero in pochi hanno capito. Le riveleremo, le spiegheremo, le analizzeremo insieme e poi vedrete voi quanto valore ci sarà da questo webinar. Allora, io Fabio andrei diretto a partire in presentazione. Cosa dici? Vai, partiamo con il webinar La svolta. Ragazzi, io faccio solamente una cosa, visto che vedo la chat super super popolata, vado solamente a disattivare la chat durante il webinar perché non voglio che ci siano distrazioni, mi fa piacere moltissimo avere la chat, però preferiamo andare in condivisione con i contenuti e poi riattiveremo la chat tra poco. Quindi rimanete con noi, disattivo la chat solamente per un pochettino durante il webinar e poi la riattivo tra poco. Allora Fabio, andiamo in presentazione, vado a condividere le nostre slide. Fatemi sapere se le vedete correttamente, anzi, anche solamente con un gesto, ma mi sembra di sì. Eccoci qui, la svolta. Rivelate le tre più grandi tendenze di mercato che daranno una svolta definitiva alla tua carriera professionale. Benvenuti alla conferenza più attesa del 2020. Vediamo a chi è rivolta la conferenza di questa sera. A professionisti che hanno visto la propria carriera rallentare a causa della crisi. A dipendenti che hanno visto colleghi perdere il lavoro e hanno paura di essere i prossimi, molte aziende hanno dovuto ridurre il personale, hanno lasciato a casa delle persone. Sappiamo che tanti di voi si trovano anche in questa situazione. E poi chi ha perso il lavoro ed ha una forte motivazione di dimostrare il proprio valore prendendosi una rivincita professionale. Andiamo a vedere di cosa parleremo in questa conferenza. Riveleremo tre importanti trend del momento che mai si sono verificati prima insieme. Tre cose, come hai presente quando si allineano i pianeti, si allineano le stelle, è quello. E questi trend generano veramente enormi opportunità lavorative e professionali. Parleremo di questo, parleremo di come diventare immune alla recessione 2020 e utilizzare questa crisi per rilanciare la tua carriera lavorativa. E la svolta che potrai dare oggi alla tua carriera se decidi di cavalcare queste tendenze oggi stesso. Passo la parola a te, Fabio, per presentare, per chi ancora non ci conosce, e parlare di chi siamo io e Fabio e perché dovresti ascoltarci. Vai, Fabio. Grazie Matteo, esatto, tantissime persone, sono la prima volta che ci incontriamo appunto live in una conferenza, quindi è giusto dare una breve presentazione. Allora, io e Matteo dal 2011 studiamo e siamo attivi nel settore del digital marketing, abbiamo creato e-commerce con fatturati a 6 cifre nella nostra carriera online, siamo diventati docenti universitari a 31-29 anni collaborando alla creazione, alla nascita di un corso breve con la Marconi International University di Miami, chiamato Digital Marketer, nel 2018, e negli ultimi 4 anni oltre 30.000 studenti hanno completato i nostri corsi. Infatti la nostra piattaforma digitale Marketing Genius ha oltre 30.000 utenti attivi sul sito. Abbiamo organizzato importanti eventi di marketing digitale in Italia e all'estero, a breve li vedremo. Abbiamo aiutato migliaia di persone, quindi in questi anni, a lanciare con successo la propria attività online ed essere riconosciuti come autorità nel loro settore. Ed ogni giorno davvero è un onore per noi servire professionisti, imprenditori e anche persone che vogliono dare una svolta alla propria carriera nel farcela attraverso l'online.
Come detto, abbiamo fondato Marketing Genius, l'Accademia di Formazione Digitale più efficace d'Italia. In questo momento con più di 35.000 studenti dal 2016. Queste sono alcune foto degli ultimi eventi. Questo è esattamente un anno fa a Milano, il Brindisi con i nostri carissimi studenti e clienti. Questo è il primo evento del 2017, infatti il primo evento è stato 3 anni fa ed è stato un successo. Questo è il nostro libro che abbiamo scritto l'anno scorso, è diventato bestseller nella categoria lavoro e raggiungimento del successo, perché noi crediamo veramente nel darti gli strumenti per farcela nella tua carriera, questa è la nostra missione. E questi siamo noi che appunto firmiamo alcuni libri per i nostri studenti in Marketing Genius. Questa è appunto un'altra classifica di Amazon, siamo arrivati primi anche nell'impresa e strategia e gestione. Questo libro tuttora è stato letto da migliaia di persone in tutta Italia. Questo è un evento internazionale che abbiamo organizzato a Dubai nel 2018 con alcuni imprenditori che volevano lanciare la propria attività online, facendo mastermind per portare aziende professioniste al livello successivo. E queste sono alcune foto appunto dell'evento. Questo è un mastermind privato che abbiamo fatto a Milano e alcuni degli ultimi riconoscimenti sono quelli che ho appena accennato. Abbiamo collaborato come docenti per la creazione del corso Digital Marketer, un corso breve dedicato a chi volesse lavorare sull'online, appunto con questa istituzione americana di Miami. Queste sono alcune foto delle nostre graduation session, ne abbiamo fatte 3. Dal 2018 qui eravamo a Barcellona ed è stata veramente un'esperienza importante per noi nel settore istituzionale. Questa è un'ultima collaborazione che siamo attualmente nel corpo docenti della mia Digital University, una business school di Barcellona da gennaio 2020 per portare avanti alcuni progetti assieme. E questo sono io l'anno scorso a Dubai ricevendo un premio molto esclusivo tra i top 100 educational leader per l'innovazione portata al mondo della formazione. Quindi puntiamo a innovare, a dare competenze pratiche ai nostri studenti perché vogliamo vedere risultati. Hanno parlato di noi in Italia, Millionaire, Panorama e Il Messaggero, con alcuni articoli molto interessanti. Questo è il Panorama che ci cita l'8 aprile in piena crisi sanitaria, appunto chiedendoci l'opinione se il digital marketing fosse la via giusta per uscire dai problemi, e questo è un articolo del Messaggero in cui parliamo dei social media managers per sconfiggere la crisi, una figura fondamentale per uscire dalla crisi. Passo la parola a Matteo perché recentemente stiamo uscendo in tante testate internazionali, quindi Matteo raccontiamo un po' cosa sta succedendo. Sì, il London Daily Post mi ha intervistato parlando di come aumentare le vendite per un e-commerce. Parleremo anche di e-commerce tra poco, non si sente, e quindi ho dato la mia opinione anche, eccomi. Scusa, Fabio, mi senti correttamente? Sì. Adesso sì. Vai, ripartiamo. Dicevo, il London Daily Post mi ha intervistato e in questa intervista abbiamo parlato di come migliorare il proprio e-commerce. Parleremo anche di e-commerce tra poco, quindi rimanete sintonizzati e appunto è stato molto interessante come partecipazione, come intervista sul London Daily Post. Medium. Questo è Medium che ha citato Fabio Gallerani parlando della sua esperienza del premio al GIFEL di Dubai nel 2019, premio tra l'altro che è stato assegnato per i risultati dei nostri studenti e per il metodo che cerchiamo di condividere in Marketing Genius, che è essenzialmente basato sulla pratica, ok? Insegnare cose che poi servono nel mondo del lavoro e nel mondo digitale di oggi. Questa è la mia storia, riportata anche su Medium, la storia di Matteo Pittaluga, e poi ieri proprio è uscito l'articolo su Influensive dove sono stato intervistato per parlare del mindset da utilizzare, diciamo la mentalità corretta per avere successo nel business e nella vita. C'è stata poi l'intervista su American Report dove parliamo della nostra missione di cambiare il mondo dell'istruzione, proprio perché io e Fabio siamo nati come imprenditori essenzialmente. Quello che abbiamo imparato l'abbiamo imparato provando, buttandoci, sperimentando. Oggi la nostra missione è condividere tutto quello che abbiamo imparato in questi anni di percorso imprenditoriale e dopo aver formato veramente tante persone abbiamo deciso di creare un qualcosa che possa aiutare gli altri a essenzialmente bruciare le tappe, ad accorciare il percorso di crescita e di raggiungimento del successo. Oggi però non siamo qui a parlare di noi, siamo qui per rivelare 3 importanti trend che, se cavalcati adesso, ti permettono di dare una svolta definitiva alla tua carriera professionale. Andiamo quindi ad analizzare il primo trend tra poco. Parlando un attimo però adesso della situazione attuale, cioè siamo realmente in ripresa dalla crisi 2020? Fabio, ti passo la parola.
Esatto, riprendendo ormai un'analisi che faccio da sempre nel 2020, partendo da gennaio, quando parlavamo appunto di una crisi imminente, andiamo a vedere cosa sta succedendo adesso e se realmente è tutto perduto. Allora, sembrerebbe di sì, perché siamo in rischio bolla finanziaria, questo l'ha citato il Sole 24 Ore a settembre, borsa torna a salire l'indice della paura, questo è un indice molto importante che va a far capire se c'è un rischio di bolla finanziaria, quindi crash imminente, sembrerebbe di sì, da quello che dice il Sole 24 Ore. Crisi Covid-19 purtroppo in piena forza, abbiamo visto una seconda ondata in Europa, Spagna, Francia, Inghilterra in situazione critica, questo è l'ultimo aggiornamento del 18, ma le cose sono peggiorate ulteriormente. Ritorno alla normalità, quanto durerà la pandemia? Qui appunto dalla University of Pennsylvania un esperto del Dipartimento di Etica Medica e Politica Sanitaria parla addirittura di novembre 2021, quindi siamo in piena crisi sanitaria di nuovo. Il vaccino purtroppo è in ritardo, l'OMS dice che arriverà a metà 2021, quindi non ci sono appigli di salvezza per ora e l'Istat è proprio veramente diretto quando parla che un terzo delle imprese è a rischio sopravvivenza. Queste sono informazioni di luglio, ma che si stanno protraendo anche adesso e parlando anche di un'implosione del sistema lavorativo in cui 500.000 posti di lavoro sono stati persi, sempre una notizia di luglio, ma chiaramente oggi sono aumentati e ci sono grossissimi problemi di disoccupazione, soprattutto giovanile al 31,1%, che non è assolutamente accettabile in uno scenario del genere. Nonostante uno scenario senza precedenti, in cui crisi e recessione sono i massimi storici, da quello che ci dicono, nonostante quasi nessuno se ne sia accorto, ormai ci siamo. E dirai, ma come? Siamo in piena crisi? Ci siamo in cosa? Siamo arrivati al momento della svolta. Perché? Perché infatti, in questo preciso momento storico, hai due scelte e sei in questa posizione. Puoi andare in una strada che ti porta a cavalcare i trend del momento, che in questo caso è la strada a sinistra, oppure puoi continuare a sbattere la testa contro il muro in una situazione chiaramente ancora più critica, di luglio, di giugno, di maggio, e andare diretto a prendere le conseguenze della crisi 2020. Quindi puoi continuare una strada in salita destinata ad immergersi profondamente in una recessione senza precedenti. Perché la recessione è appena iniziata, ho sentito una notizia recente, non l'ho riportata perché era recentissima, 400 mila miliardi di dollari persi solo nel settore del turismo, quindi sembra che sia tutto perduto in realtà, oppure cavalcare tre importanti trend, tendenze di mercato che mai si erano manifestate contemporaneamente e dare una svolta definitiva alla tua carriera. Questa è una notizia di ieri, o dell'altro, del 30 settembre, addirittura di tanto tempo fa, che Conte dice faremo volare l'Italia con il digitale. E recentemente Conte in un'intervista ha riportato, che ormai è andata virale quella foto, che è necessario formare in questo momento lavoratori digitali. Okay? Quindi sempre di più anche il governo si sta rendendo conto dell'importanza di avere professionisti del digitale in qualsiasi settore. Persone pronte a lavorare da remoto, come dicono loro. Ora ti chiederai, ma come mai nessuno se ne sta accorgendo? Questa è una domanda lecita, perché questi tre importanti trend di mercato, sebbene siano così importanti, nessuno se ne sta accorgendo adesso? Per quale ragione quasi nessuno sta cavalcando questi trend? È quello che ci siamo chiesti anche io e Matteo prima di preparare questa conferenza. Ci siamo chiesti realmente il perché. E passo la parola a Matteo Pittaluga in questo momento per andare ad analizzare il primo di questi trend che realmente costituiscono la possibilità del momento per dare una svolta alla tua carriera. Sì, infatti tante persone sono rimaste un po' stupite quando abbiamo detto organizziamo questa conferenza. Ci sono tre importantissimi trend che nessuno realmente ha visto. O meglio, sono cose di cui si parla, sono cose che bene o male conosciamo, forse le abbiamo già sentite, anzi probabilmente le abbiamo già sentite, ma davvero in pochi le hanno comprese. Soprattutto queste tre cose assieme, questi tre trend assieme, veramente danno la svolta alla tua carriera lavorativa. Andiamo a scoprirlo allora adesso. Analizzando questi trend totalmente ignorati oppure non compresi dalla maggior parte delle persone. Trend numero uno, l'e-commerce.
ma l'e-commerce quello vero. Andiamo a vedere degli aspetti negativi evidenti, perché tutti oggi parlano di e-commerce. È esploso il Covid, pandemia, problemi, lockdown, il digitale è volato in alto, il commercio elettronico è volato in alto, e quindi tutti si sono buttati sull'e-commerce. Gli aspetti però negativi dell'e-commerce è che davvero in pochi hanno capito che devi avere un'attività commerciale per fare e-commerce, altrimenti chi parte da zero non ce la può fare. E-commerce significa portare nel digitale un'attività già esistente, ma se hai un'attività che non sta funzionando per niente, oppure se hai un'attività o se non hai proprio un business, è inutile che ti metti a fare e-commerce perché non funziona, devi avere un'attività commerciale già avviata che funziona e la puoi portare online. Devi avere prodotti o servizi da vendere, non è per tutti, devi avere un prodotto già pronto, devi avere già un sistema. Hai altissimi costi di partenza per lanciare un e-commerce, devi ordinare i prodotti, devi fare un magazzino, devi organizzare le spedizioni. C'è completa incertezza poi se riuscirai a vendere oppure no. Cioè investi dei soldi, crei l'e-commerce, parti con tutto, ordini i prodotti e poi non è detto che ce la fai. E c'è un'altissima competitività di mercato. Un grande problema anche con il dropshipping, alcuni di voi sicuramente hanno sentito parlare del dropshipping, è che c'è una concorrenza assurda e ci sono persone che già lo fanno da tempo, che hanno già sviluppato questo business e che quindi hanno i budget per distruggere tutti. Quando esce un prodotto in tendenza, per esempio, non so, esce il nuovo modello di auricolari o qualsiasi tipo di prodotto che inizia a prendere una certa piega, cioè si inizia a vendere, persone che sono già nel business da tempo, in 3 secondi bruciano tutto il mercato perché hanno i budget pubblicitari per saturarlo in 3 secondi. Quindi chi parte da zero oggi non può fare e-commerce. L'e-commerce è un trend adatto a pochi. Non è adatto a chi parte da zero. Questa è la verità sull'e-commerce. Ma quindi ti starei chiedendo, cioè, devi realmente avere dei prodotti da vendere per cavalcare questo trend? Cioè, devo per forza avere il mio negozio, devo per forza avere già la mia attività avviata, devo avere per forza già un business per fare e-commerce? Tutto questo è falso, non è così. Infatti, siamo qui per rivelarti il vero trend dell'e-commerce. L'unico modo oggi per far esplodere la tua attività, per creare un'attività da zero attraverso l'e-commerce, senza avere un prodotto da vendere, senza avere budget di partenza importanti, senza niente, semplicemente cavalcando il trend vero dell'e-commerce. Il trend nascosto numero uno, il vero trend, è l'e-commerce management, cioè gestire l'e-commerce di qualcuno e farsi pagare per farlo. Andiamo a vedere i benefici del gestire un e-commerce. Cavalchi il trend dell'e-commerce senza rischi o spese. Quindi non hai alcun tipo di rischio, gestisci l'e-commerce di qualcuno che è già avviato. Hai altissima richiesta di mercato da parte di imprenditori che si sono appena digitalizzati. Perché immaginati cosa è successo con la crisi. Si parla di e-commerce, tutti hanno iniziato a fare l'e-commerce, ma gli mancano poi le persone per gestire questi e-commerce. Oggi il dramma che noi abbiamo visto è questa situazione di mezzo. Cioè tutte queste persone che hanno investito, hanno fatto un e-commerce e poi non sanno vendere, non lo sanno usare. Le persone, l'errore che hanno fatto molti imprenditori è stato quello di creare l'e-commerce, perché tutti ne parlavano, pensando che solamente facendo un e-commerce arrivano i soldi e arrivano le vendite. In realtà non è così. Manca poi tutta la parte della gestione dell'e-commerce, la organizzazione a livello strutturale dell'e-commerce, il come portare visitatori sull'e-commerce, il trovare il prodotto giusto in trend all'interno dei prodotti che si vendono e promuovere quello per poi vendere gli altri. Tutte queste strategie sono poco conosciute oggi, quindi c'è un'altissima richiesta da parte di imprenditori, di persone che hanno creato l'e-commerce, c'è la richiesta di qualcuno in grado di gestire. Allora c'è un altissimo potenziale di guadagno in questa nicchia e anche di condivisione di profitti, cioè tu puoi gestire l'e-commerce di qualcuno e farti pagare anche a commissione in base alle vendite, oltre che ad un fisso, per farlo. È una professione destinata a crescere e prosperare, perché tutti ne hanno bisogno in questo momento e l'e-commerce è un trend inarrestabile che andrà avanti per decadi e non hai bisogno di vendere alcun tipo di prodotto o servizio. E anche un'altra cosa molto interessante che abbiamo visto noi è questa. Con la crescita del dropshipping, molte persone fanno dropshipping, per chi non sa cos'è, in breve è questo, significa prendere un prodotto che non è tuo e che è in un magazzino in Cina e venderlo nel tuo e-commerce, e dalla Cina il prodotto parte e arriva alla persona che lo ha ordinato.
Il punto dell'e-commerce è che è molto difficile da gestire come tipo di business. Cioè, tante persone provano a farlo, però non hanno la possibilità di organizzarsi, non sanno che prodotti scegliere, non hanno possibilità di investire per fare un magazzino. Cioè, ci sono moltissime difficoltà anche in questo modello di business. E invece quello che manca è proprio qualcuno che gestisce l'e-commerce delle persone che hanno già un'attività avviata. E ti spiego anche perché è molto più semplice. Nel momento in cui tu vai a fare dropshipping e ti metti contro tutti quelli che fanno le affiliazioni, affiliate marketing, eccetera, sei tu contro delle persone che sono super professionisti. Quindi gente che lo fa già da mesi o da anni, che è molto più avanti di te. Mentre invece nel momento in cui gestisci l'e-commerce di qualcuno, ti sto parlando di qualcuno che ha un'attività fisica e l'ha digitalizzata, a quel punto non c'è praticamente concorrenza perché tutti stanno partendo oggi. Quindi i più veloci che si muovono hanno possibilità di monetizzare moltissimo e di portare risultati ai titolari di questi e-commerce e arrivare addirittura a condividere i profitti con loro. Andiamo adesso a vedere il secondo trend nascosto. Fabio, ti passo la parola. Ok, allora abbiamo visto che il vero trend non è un e-commerce, ma gestire un e-commerce, il che ti permette, come ha detto Matteo, di non avere prodotti e cavalcare il fatto che imprenditori professionisti si stiano digitalizzando oggi, anche aiutati da fondi statali. Andiamo a vedere il secondo trend nascosto, che è il lavoro da remoto. Avrai visto ovunque il lavoro da remoto, nuovo trend, tutti lavorano da remoto, non torneremo mai come prima. Andiamo a vedere alcuni dettagli scottanti che non sono stati rivelati in pubblico, ma che sul web, cercando bene, si trovano. Improvvisamente, il lavoro da remoto è diventato un trend inarrestabile. Dalla notte al giorno, dal giorno alla notte, il trend inarrestabile, il lavoro da remoto, si è materializzato nelle nostre vite. E rapporto Istat, sempre la grande Istat che ci dà dati certi, lo smart working potrebbe coinvolgere 8,2 milioni di lavoratori italiani. In aumento la percentuale del personale in modalità da remoto. Supera già i 4 milioni, un'opportunità importante, che però fa, appunto, si scontra con una serie di criticità crescenti a partire dalla gestione degli orari. Leggete bene qua, mi cancello dalla telecamera, leggiamo qua, dalla gestione caotica degli orari. Ma come la gestione caotica degli orari? Ma lo smart working non era autogestito, libero, lavoro dove voglio, con chi? Cosa sta succedendo? Andiamo a vedere il perché questa frase dell'Istat è cruciale. Ma scusa, appunto, mentre prima lo smart working era il privilegio dei pionieri delle professioni digitali. Avrai visto quello col PC in spiaggia che dice: "Ah, io vivo la vita da sogno, lavoro dalla spiaggia". Quello è smart working, uno che lavora dove vuole, come vuole e soprattutto sceglie i suoi clienti. Oggi lo smart working rischia di essere regolamentato secondo leggi oppressive e questa è una grande verità. Andiamo a vedere, perché non l'ho detto io, ma l'hanno detto alcuni politici, di controllo da remoto della tua vita. Alcuni politici illuminati lo hanno sottolineato, quindi riportiamo alcuni fatti. La senatrice Parente, dice: si torni allo spirito della legge 81-2017. Ora, non so quanti di voi conoscano questa legge. Questo è un blog post, appunto, della redazione ANSA, l'11 luglio 2020. Una senatrice, sottolinea il fatto che stiamo andando oltre, cioè questo lavoro da remoto che ti fanno credere essere in trend, essere la cosa giusta da fare adesso, non è realmente quello che sembra. Infatti qui dice: ok, allo smart working, ma si torna allo spirito della legge 81-2017, che lo definisce. Ora la parola d'ordine è prorogarlo, conseguentemente la proroga dello stato d'emergenza da parte del Conte. Insomma, andiamo a vedere cosa vuol dire sta roba. Infatti, la legge prevede un lavoro basato su risultati e per obiettivi, non sull'orario per rendere anche da casa il lavoro conciliabile con la famiglia. Quindi lo smart working per legge è un lavoro libero. E allora perché l'Istat dice che ci sono criticità sul controllo, con la C maiuscola, degli orari da lavoro? Beh, andiamo a vedere. Infatti, la definizione di smart working contenuta nella legge 81-2017 pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo e che consente di lavorare da remoto. Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo, eccetera. Quindi sembrerebbe un'ottima cosa, ma questa stessa legge sta per cambiare. Infatti, secondo questo articolo, a partire dal 2021, lo smart working sarà strutturale e dovrebbe rappresentare il primo passaggio della riforma complessiva del mondo del lavoro. Cosa vuol dire questo?
che lo vogliono regolamentare con degli orari decisi dall'azienda, questo non è smart working, ok? Quindi, con effetti negativi devastanti, perché lo smart working, come lo stanno descrivendo, con gli orari controllati, eccetera, qui dicono da Netflix che lavora a distanza, effetti negativi, quindi qui Twitter addirittura dice che il personale potrebbe lavorare da casa per sempre. Fujitsu ha anche pianificato di consentire al personale di lavorare da casa in modo permanente e Facebook e Google hanno affermato che i dipendenti possono lavorare da remoto almeno fino a fine dell'anno. Quindi questa è una roba che rimarrà, ma come dicono da Netflix, il lavoro a distanza ha degli effetti negativi. Ok? Andiamo a vedere quali sono questi effetti negativi. Questi sono dati certi, non sono stati inventati da noi, sono stati riportati da fonti autorevoli. Isolamento ed aumento di malattie mentali. Chiaro, prima eri abituato a interagire con i colleghi, quindi ti chiudi in casa, devi rispettare certi orari e quindi chiaramente ti senti solo, sei isolato. Diminuzione della visibilità dei dipendenti, quindi chiaramente calano anche le performance per l'azienda. Diminuzione dell'equilibrio vita-lavoro. Ora, da imprenditore digitale ti dico che io ci ho messo anni a trovare un equilibrio vita-lavoro e lavoro smart working e decido io gli orari. Ma cosa succede se non li decidessi io gli orari? Sarebbe molto più dura trovare un equilibrio tra vita e lavoro. Se lavori in casa, chiaramente non hai più un posto dove staccare. Mancanza di relazioni, maggiori distrazioni e calo della performance. Quello che ti vogliono far credere è completamente sbagliato. Infatti il lavoro da remoto non è il trend giusto. Lavoro da remoto non è smart working, perché smart working dall'inglese significa lavoro intelligente. Quindi il trend nascosto numero due è lo smart working, quello vero, quello in cui tu decidi i tuoi orari, con chi lavorare, da dove lavorare e soprattutto come lavorare. Infatti il vero smart working, secondo la legge 81/2017, ti permette di lavorare dove vuoi, in totale libertà, sviluppo di un equilibrio perfetto tra lavoro e vita privata, perché sei tu che decidi come gestire il tuo tempo, questo è importante, flessibilità e decisione autonoma dell'orario di lavoro, potenziale di guadagno più alti della media di settore, perché sei più fresco, più rilassato, puoi essere flessibile, magari trovare un altro lavoro, fare due lavori da smart working, perché decidi tu gli orari. Impatto positivo sulla salute mentale e fisica, ti posso dire che questo è verità. Non so, Matteo, se vuoi aggiungere qualcosa. Volevo dire una cosa, infatti, Fabio, riprendendo il tuo ragionamento, che secondo me è troppo forte. Cioè, quando hanno configurato questo nuovo sistema di lavoro da remoto, che lo chiamano smart working ma non lo è, non si sono resi conto che va a fare ancora più danni rispetto al lavoro classico in ufficio. Si pensava sempre al discorso del lavoro in ufficio, no? È alienante perché sei tutto il giorno lì, ma a casa è molto peggio. Cioè diventa lo stesso lavoro dell'ufficio, ma chiuso in casa, con i tempi però dettati da un ritmo. Quindi devi seguire comunque dei tempi di lavoro che sono gli stessi dell'ufficio, ma non hai le relazioni con i colleghi, non cambi ambiente, non esci a prendere una boccata d'aria, cioè sei chiuso lì sempre nello stesso ambiente. E io te lo dico per esperienza perché l'ho fatto. Nel momento in cui tu lavori nello stesso posto dove mangi, dove dormi, dove vivi e sei sempre chiuso lì dentro in quella bolla, esci anche fuori dal tempo, cioè diventa una vita estremamente alienante, non ti rendi conto della differenza tra un giorno e l'altro perché sei sempre nello stesso ambiente. A livello psicologico questo è devastante, stanno distruggendo la mente di un sacco di persone. Io non voglio incolpare nessuno, non è né colpa del governo, io penso che non se ne sono resi conto, perché queste persone non sanno cosa vuol dire lavorare realmente in smart working, quello vero. Quindi hanno pensato alla genialata di mettere tutti in lavoro da remoto, ma non hanno pensato invece di cambiare il modello di lavoro. Il modello di lavoro deve essere in base agli obiettivi, non all'orario. A quel punto diventa vero smart working, quindi libertà di gestire il mio tempo, di ritornare in controllo del mio tempo e quindi poter appunto passare la vita tra lavoro e vita privata e non fondere tutto in un unico calderone dove alla fine il risultato è la malattia mentale. Quindi volevo solo sottolineare questo perché secondo me è una grande verità e tutti noi che lavoriamo da casa l'abbiamo vissuto. Esatto. Andiamo avanti, quindi andiamo a vedere il terzo trend nascosto, che è il lavoro insicuro. Ok? Cosa vuol dire questo? Cioè, ma che trend è? Cioè, il lavoro insicuro vuol dire che il lavoro non è più sicuro. Infatti il lavoro sicuro non esiste più. Sarai d'accordo con me che ormai l'hanno detto tutti, addirittura delle testate ultra autorevoli che vedremo adesso. Il lavoro sicuro non c'è più. Ma cosa vuol dire questa frase? Cioè vuol dire che vivremo nell'incertezza perenne? No,
perché avrei sentito questa frase senza interruzione. O magari sì, perché è stata sostenuta dalle testate giornalistiche più influenti al mondo. Forbes dice: la sicurezza del lavoro sta scomparendo. Cosa significa per te? Sole 24 ore. 5 anni che hanno cambiato il lavoro. Addio posto fisso, i contratti pochi sono a tempo determinato. Ma è realmente così? Non proprio. Infatti, sebbene questo sembri un trend inarrestabile sul fatto che non avremo più il lavoro sicuro nella nostra vita, questo non è vero. Infatti, questo articolo, non so se l'hai notato, è del 2017, un momento di transizione cruciale per cui si stavano perdendo un sacco di posti a tempo indeterminato e quindi Forbes ha scritto un articolo chiaramente nel momento storico. Ma questo non è vero oggi nel 2020. Oggi il lavoro sicuro è sinonimo di competenze aggiornate. Pensiamoci bene, cosa vuol dire che lavoro sicuro è sinonimo di competenze aggiornate? Significa che il lavoro sicuro è un lavoro che si evolve con l'evoluzione tecnologica. Se tu hai le competenze che si evolvono assieme all'evoluzione tecnologica nel settore digitale, tu avrai un lavoro sicuro perché hanno bisogno di te. Infatti Conte, recentemente, ho visto oggi davvero questo screenshot girare per il web, sicuramente l'avrai visto anche tu, dobbiamo formare lavoratori digitali. Perché? Perché rappresenta il nuovo modello di stabilità per il lavoro. È semplice l'equazione. Infatti, se non hai competenze aggiornate, tu il lavoro sicuro se lo scordi, perché l'imprenditore dice, ok, che competenze hai? Ok, andavano bene negli anni 90. Guarda, ti do un contratto a tempo determinato perché, sai, voglio aiutarti, ma se non produci in questi 6 mesi, cose che non farai perché non hai competenze aggiornate, mi dispiace, ma non posso più rinnovarlo. Lavoro sicuro è uguale al lavoro con competenze aggiornate all'evoluzione tecnologica. Competenze digitali aggiornate uguale lavoro sicuro, ok? Quindi se io oggi ho delle competenze digitali aggiornate e mi dicono dal governo che stanno cercando lavoratori digitali perché una valanga di aziende si stanno digitalizzando, allora io avrò un lavoro sicuro perché ci sono migliaia di aziende che hanno bisogno di me. Quello che bisogna comprendere, ragazzi, è che non è più il lavoro sicuro, non significa più il posto fisso. Cioè, molte persone pensano che il posto fisso sia il lavoro sicuro. In realtà il posto fisso non esiste più perché chiudono anche le aziende che fanno i contratti a tempo indeterminato alle persone. Il lavoro sicuro di oggi è il lavoro dove quello che ti paga sono le tue competenze e non un'azienda. Le tue competenze ti pagano. E a quel punto diventa il lavoro più sicuro del mondo, perché se mantieni le competenze hai sempre garantito il lavoro. Esatto. Questi sono alcuni screenshot che abbiamo fatto su LinkedIn. Guardate quanti lavori digitali non risposti. Guarda, 3 settimane che questi qua cercano un social media manager, social media specialist 2 settimane. Questi sono tutti lavori che non hanno risposta. Un mese fa... Poi c'è Ikea che cerca un digital marketing specialist 1 settimana. 3 settimane fa Samsung non riesce a trovare un digital performance marketing specialist. Insomma, lavori digitali uguale lavoro sicuro, perché tutti stanno cercando questo tipo di ruoli. Quindi il trend nascosto numero 3 è il lavoro sicuro 2.0. Ok? Quindi i benefici sono addio allo stress nel procacciare lavoro, questo è importante, possibilità di pianificare il futuro con serenità grazie alle tue capacità altamente richieste sul mercato, carriera soddisfacente e riconoscimento nella società, massima flessibilità decisionale e libertà assoluta grazie alla rinnovata certezza di entrate. Questi sono benefici. Ti invito a fare una foto a questa slide, perché è veramente così. Quando tu hai delle competenze aggiornate, altamente richieste, potrai dire per sempre addio allo stress, potrai pianificare il tuo futuro con più serenità, avrai una carriera soddisfacente, massima flessibilità e libertà assoluta, perché sai che qualcuno ha bisogno di te là fuori. Questi sono punti, ragazzi, molto importanti, e riassumendoli, appunto abbiamo visto i 3 trend nascosti che sono fondamentali oggi, che sono la gestione di un e-commerce, fare smart working quello vero, e avere un lavoro sicuro 2.0, avere un lavoro in cui io ho delle competenze per le quali sul mercato c'è una richiesta infinita. Ok, giusto Matteo, ti passo la parola perché è importante quello che diremo adesso. Questi sono i 3 grandi trend. Gestire un e-commerce, cosa che nessuno ha visto.
C'è un bisogno estremo di persone con queste competenze e nessuno si sta specializzando nel farlo. Lavoro da remoto, anzi smart working, ma quello vero, quindi capacità di gestione del proprio tempo e di lavoro ad obiettivi, a risultati, e lavoro sicuro grazie alle competenze digitali. Queste sono le tre cose che, se combinate assieme, veramente fanno la differenza e ti permettono di avere la svolta definitiva nella tua carriera lavorativa. Abbiamo visto quindi che la conoscenza dell'e-commerce è una delle capacità digitali più richieste e monetizzabili al momento. Secondo me è la più altamente monetizzabile del momento. Abbiamo visto che lo smart working, quello vero, è l'unico modo di lavorare da remoto in totale indipendenza e libertà assoluta. E abbiamo visto che il lavoro sicuro oggi è basato sulle capacità, sulle abilità pratiche e non sul posto fisso. Ora lascia che ti facciamo una domanda. Riattivo la chat solamente per questo, perché voglio che mi rispondiate tutti. Ho riattivato la chat. Se ci fosse un lavoro, una professione che ti permettesse di cavalcare questi tre trend insieme, lavorando da remoto in totale libertà e indipendenza, garantendoti delle entrate sicure, stabili e ricorrenti, e soprattutto dare una svolta definitiva alla tua carriera lavorativa, vorresti conoscerlo? Se ci fosse questa professione, questo lavoro, vorresti conoscerlo? Ne parliamo? Fatemi sapere in chat. Sì? Ne parliamo? Ok. È live, Daniel, è live. Ok, vedo la chat che sta letteralmente impazzendo. Ok, ne parliamo, Fabio. Per Allora. dimostrare che siamo live, ragazzi, guardate il mio schermo, Sì, sì, sì. 21:37, Sono le 28. 23. Ah no, da me sono le 23:36 perché sono a No, io Dubai, da voi sono sono le in 21:37. Spagna, c'è scritto 28 37. settembre, 21:37. Siamo live, siamo live. Ok, allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Ok, facciamo però prima un salto nel passato. Qualcuno giustamente in chat ha scritto social media manager. In parte così, ma vi vogliamo prima parlare di cosa è successo nel nostro corso social media manager. Beh, per chi non lo sapesse, nel settembre 2019 abbiamo presentato per la prima volta il corso SMM di Marketing Genius, il corso Social Media Manager. La missione di questo progetto era semplice, era rivoluzionare il mondo del lavoro in Italia, cavalcando il nuovo trend delle professioni digitali. Questo è Calenda che ha fatto un post bellissimo, mi sembra su Twitter, ha scritto: "Ho preso un SMM". Poi la Juventus, abbiamo visto varie volte, la Juventus sembrava un incubo, continuava a cercare social media manager e non ne trovava, cioè voglio dire, un'azienda come la Juve. Abbiamo visto questo, abbiamo visto esplodere completamente la professione del social media manager appena abbiamo identificato questo trend un anno fa. E la missione di questo progetto era molto semplice, era aiutarti a diventare un professionista stimato nel mondo del digital marketing. Offrirti la possibilità di cambiare lavoro, ottenendo maggiore libertà e indipendenza lavorando da remoto e migliorare ovviamente la qualità della tua vita e quella della tua famiglia grazie ad un lavoro autonomo e altamente retribuito. E ovviamente prenderti la tua rivincita professionale trasformandoti in un esperto riconosciuto nel settore digitale. Questa era la professione, la missione, scusatemi, del progetto SMM. Insomma, dare un'inquadratura chiara ad una professione non regolamentata, cioè nessuno parla, cioè c'erano persone che facevano questo lavoro, però mancava un sistema, mancava un qualcuno che dettasse delle regole. L'abbiamo deciso di fare noi. E la visione di questo progetto era altrettanto semplice, cioè formare professionisti digitali che potessero affiancare l'imprenditore nei momenti difficili. Ed è stato, a volte il destino è assurdo, perché noi quando abbiamo pensato a creare il corso SMM avevamo visto il trend delle professioni digitali, ma non ci potevamo immaginare un anno assurdo come il 2020, un anno in cui c'è stata la migrazione di massa verso il digitale. E ci ritroviamo qui questa sera a parlare di questo perché abbiamo visto un forte cambiamento, anzi abbiamo visto un fortissimo aumento della richiesta di professionisti digitali. Possiamo dire però nel 2019 che con quello che poi è successo con le abilità che hanno dimostrato i nostri studenti, beh, ci siamo riusciti nel nostro obiettivo, con oltre 500 studenti che sono riusciti in tempi record a lanciare la propria carriera da SMM, con risultati che sono arrivati davvero ma davvero in fretta, sia per loro come social media manager, e
E queste sono tutte le storie di successo che trovate nei nostri canali YouTube. Abbiamo veramente tantissime storie di persone che si sono lanciate in questa professione e hanno visto veramente moltiplicare le proprie entrate. È stata una roba pazzesca. Io vi riporto qui alcuni screenshot rapidamente. Questo è uno screenshot molto bello di Francesco che dice: ho fatto la mia prima consulenza a 100 euro. 100 euro comunque non è male per una consulenza. E qua però dice la cosa più bella, dice: è proprio vero, ora comprendo meglio, è l'unica professione dove ti ringraziano infinitamente e vieni gratificato. Una professione dove l'imprenditore lavora con te, anzi tu lavori a fianco con l'imprenditore e vieni ringraziato per quello che fai. Sei finalmente un professionista riconosciuto e stimato proprio perché lavori in un settore che ha bisogno di te. E se stai pensando, beh, ma una consulenza a 100 euro, cosa volete che sia? Beh, guardate chi va avanti in questo percorso dove può arrivare. Questo El mi dice: sono in trattativa col cliente numero 7 in appena un mese. E io vi posso dire, ragazzi, che loro sono veramente degli studenti fantastici che si sono impegnati un sacco e vi posso dire che arrivare al cliente numero 7 in appena un mese è qualcosa di straordinario. Ovviamente loro sono bravi, ma sono anche facilitati da questo trend fortissimo. Questo è Rocco. Dice: secondo contratto per la gestione dei canali social, questo è Boris, sbam! Ragazzi, non sembra vero, ma tutto si realizza. Acconto per attività di canyoning, penso, e B&B. Sbam, Alessandro, primo cliente networker. Sbam, Matteo, contratto da 6 mesi, 4K. Questo Alessandro ha fatto un post da brividi per me, bellissimo. Dice: volevo solamente farvi partecipi del fatto che lunedì prossimo finalmente darò le mie dimissioni dal lavoro fisso. Andrò all in quello che è il digitale, per cui finalmente potrò dedicarmi full time a questa nuova avventura iniziata quasi un anno fa. E questa è Monica, sbam, finalmente il primo cliente tanto atteso. Questo è Leonardo, primo cliente chiuso, 500 euro al mese. Questo è Matteo, squadra di serie B di calcio, finalmente qualcuno in nicchia, 2 mesi, 2.500 euro. Sbam, Laura, chiuso cliente per 21.500 euro fino al 30 giugno 2021, ragazzi. Cioè, e poi si parla di lavoro non sicuro, eccetera. Cosa c'è più sicuro di questo? Con le tue competenze puoi essere pagato continuamente. Antonio, sbam, ho chiuso il mio primo cliente. Mauro, sbammino, 36K annui per due aziende tedesche interessate ad article marketing. Con questo arriviamo a 10K al mese, 10.000 euro al mese. Questo è Giorgia, sbam, primo cliente arrivato. Posizionamento più ads 900 euro, 980 euro al mese. Questo è Luca, sbam, cliente acquisito, azienda dentale. Sbam, 4.800 euro, contratto di un anno per i social ads a parte, Ilaria. E tutto questo non è solo per i nostri studenti, ma anche per i loro clienti. Questo per farvi vedere la semplicità, quello che dicevamo prima. Nel momento in cui tu ti metti a fare professioni come il dropshipping, l'affiliate marketing, non dico che non ci sono possibilità, ci sono ancora possibilità, però ti metti contro persone che sono molto più avanti di te. Nel momento in cui invece inizi a gestire i social, o inizia a gestire gli e-commerce, inizia a gestire la presenza online di attività che erano offline fino a poco tempo fa e si stanno digitalizzando, diventa facilissimo perché non hai competitor, sono tutti molto più indietro e quindi è facile portare risultati. Questa è la prova. Matteo dice: sbam del venerdì. Una settimana fa ho fatto consulenza ad un'azienda delle mie parti che vende scarpe e accessori da uomo e donna. Oggi ho saputo che in una sola settimana sono riuscite ad aumentare il traffico al loro e-commerce e hanno incrementato notevolmente le vendite. Questo è Andrea, che segue un negozio di cravatte, se non sbaglio, e qui ci sono i numeri, dice che ha portato con tre annunci attivi 1740 click sul loro sito, costo medio di 39 centesimi, e dice: per 1560 euro circa di incasso, a fronte di una spesa di Google di 672 euro e 15 cent. Quindi 1560 euro di incasso, quindi praticamente ha raddoppiato i soldi investiti in pubblicità. E questo è Nicola, dice: sono i risultati ottenuti in meno di un mese, 21.000 euro di fatturato, 204 euro di investimento in pubblicità. Questo è pazzesco perché produrre 21.000 euro con 204 di pubblicità è pazzesco. Questo non è per lui, ma per un suo cliente, ok? 20% donato alla Protezione Civile, pubblicità mirata su Facebook, 3.000 piante vendute in 30 giorni, oltre 20.000 euro di fatturato in 30 giorni. Cioè, vedete com'è possibile risollevare il destino di aziende e professionisti che sono in questa fase di digitalizzazione e chi ha queste competenze può guadagnare e anche molto in questo processo e soprattutto può essere richiesto come professionista affermato.
Da settembre 2019, infatti, abbiamo rivoluzionato completamente l'intera categoria, trasformandola in una professione indispensabile ed altamente remunerata. Cioè, oggi la professione dell'SMM è la più richiesta sul mercato. Prima della nascita però di questo progetto non aveva regole, non c'era un metodo di lavoro, non si usava nemmeno la parola SMM, ragazzi. L'abbiamo creata, non dico che l'abbiamo creata noi, ma l'abbiamo diffusa noi in Marketing Genius. Mancava un metodo di lavoro, molte aziende non avevano nemmeno capito il lavoro del social media manager, cioè non sapevano che esisteva. Non c'era un punto di riferimento con una community, degli standard da rispettare. Noi abbiamo deciso di studiare questa professione, di comprenderla, di capire la richiesta enorme di mercato che c'era e di creare veramente degli standard per questa professione. E con la nascita del progetto SMM, finalmente questa professione ha una chiara identità, se ne parla dappertutto, c'è un metodo di lavoro che ci contraddistingue, che contraddistingue i nostri studenti. Le aziende sono alla ricerca di SMM perché hanno capito l'importanza della parte social e non solo. E soprattutto siamo il punto di riferimento per migliaia di aziende professionisti che ci guardano con ammirazione. Ma siamo andati molto oltre. Ed SMM non si è limitato ad essere un semplice corso, ma un vero e proprio ecosistema. Un ecosistema in grado di offrire la migliore formazione digitale pratica per chi vuole iniziare una carriera nel mondo online, offrire un ambiente di crescita continua, di supporto, di aiuto per tutti i membri. E supportare tutti i professionisti e le imprese italiane nella scelta della persona giusta. Quindi abbiamo deciso di creare un vero e proprio ecosistema perché abbiamo visto che il dramma di molti percorsi di studio è proprio il fatto che quando lo studente finisce, uno, non ha competenze pratiche, due, non c'è alcun tipo di supporto. Quando finisci anche solamente l'università, non hai poi il supporto nell'entrare nel mondo del lavoro e lo studente poi si trova davanti ad un mondo che è completamente diverso rispetto a quello dove ha studiato. Ti ritrovi in un ambiente del lavoro con competenze che sono completamente diverse rispetto a quelle che hai acquisito e nessuno che ti supporta. Abbiamo deciso allora di creare un ecosistema senza uguali, creando l'unica piattaforma dedicata a connettere social media manager ed aziende. È nata infatti la cosiddetta LinkedIn dei social media manager, ne hanno parlato su Millionaire. Questo è il sito socialmediamanagers.org che ha l'obiettivo di mettere in contatto i nostri migliori studenti con le aziende alla ricerca di social media managers. E questa è una cosa fantastica anche perché è una piattaforma completamente gratuita, che l'abbiamo fatta per dare il nostro contributo al mondo del lavoro, per aiutare ovviamente i nostri studenti a farsi conoscere, ma anche e soprattutto per aiutare le imprese e i professionisti che sono in questa fase di digitalizzazione stanno cercando persone a cui affidarsi. E abbiamo creato veramente tantissime storie di successo di aziende che riuscivano a trovare finalmente il social media manager adatto alle loro esigenze. Ma tutto questo non era abbastanza, giusto Fabio? Esatto, tutto questo non era abbastanza. Parlando dell'ecosistema, come avete visto, noi non formiamo solo social media managers. In un anno abbiamo formato oltre 500 professionisti, ma poi li abbiamo messi nelle condizioni di venire contattati dalle aziende, di lanciare la propria carriera, perché la nostra priorità in Marketing Genius sono i tuoi risultati. E quindi abbiamo creato un vero e proprio ecosistema, proprio forti del fatto, come ha detto Matteo, che nel passato anche noi ci siamo laureati, ma poi ci siamo trovati allo sbando nel mercato del lavoro. E sebbene l'ecosistema di SMM sembrava completo, corso di formazione, specializzazione e anche una piattaforma dove aziende e social media managers potessero entrare in contatto, appunto, mentre tutti si aspettavano di aver visto l'intero ecosistema, abbiamo volutamente nascosto la punta di diamante. Ora dirai, ma cos'è che può mancare a un ecosistema del genere? Giusto Matteo? Secondo te cosa può mancare a un ecosistema in cui formi un professionista, lo specializzi, lo metti in contatto con le aziende, acquisisci un cliente? Meglio di così, cosa si può fare? Infatti, molte persone probabilmente se lo stanno chiedendo. Invece, c'è ancora una cosa che abbiamo deciso di tenere nascosta. Non dico di tenere nascosta, ma di aspettare il momento giusto per tirarla fuori. E abbiamo lasciato in sospeso questo annuncio fino ad un preciso giorno, attendendo che questi tre importanti trend si manifestassero insieme. Il giorno è finalmente arrivato. Allora lascia che ti facciamo una seconda domanda. Se ci fosse un percorso infallibile che in meno di 60 giorni ti aiuti a dare una svolta definitiva alla tua carriera lavorativa, permettendoti di cavalcare i tre
importanti trend di mercato che pochi conoscono e sfruttare la crisi 2020 a tuo favore, aiutandoti a rilanciare la tua carriera digitale in maniera infallibile. Vorresti vederlo? Vorresti vederlo? Io attivo solamente la chat per un attimo e vi ripeto la domanda. Se ci fosse una professione in grado di permetterti di cavalcare questi tre importanti trend di mercato e sfruttare completamente questa situazione a tuo favore, aiutandoti a lanciare la tua carriera digitale in maniera infallibile, vorresti vederlo? Sì? Ve lo faccio vedere, ragazzi, perché abbiamo veramente riservato un qualcosa che da oggi stravolge completamente, ma completamente il mondo del digitale. Tra poco riattivo la chat, torno solamente in presentazione, perché oggi siamo lieti di annunciare la nascita di Accademia SMM, il percorso di formazione intensiva di 8 settimane che ti porta da zero a diventare un social media manager professionista, prendendoti per mano e guidandoti in ogni singolo passo per assicurarti la svolta definitiva nella tua carriera professionale. Volete vedere Accademia SMM? Ve la facciamo vedere, vi spieghiamo di cosa si tratta. Io però tornerei solamente un secondo, interrompo la presentazione per tornare in video, per spiegarvi al volo com'è nato il concetto di questa accademia. L'accademia sono 8 settimane di formazione in cui io e Fabio e i membri del team di Marketing Genius lavoreranno fianco a fianco con te per aiutarti ad avviare la tua carriera nel mondo del marketing digitale, avviare la tua carriera da social media manager. È un qualcosa che nessuno ha mai pensato e abbiamo deciso di proporla appunto all'interno di un percorso dove è impossibile fallire. Adesso presenteremo l'accademia, presenteremo le 8 settimane di percorso. In pratica funziona così, sono 8 settimane dove andremo ad analizzare una parte dell'attività da social media manager e andremo a lavorarci insieme. Ma andremo a lavorarci insieme come? Andremo a lavorarci con lavori di gruppo e sessioni, diciamo, di lavoro insieme e anche simulazioni. Tra poco ve lo spieghiamo. Un qualcosa di unico proprio perché abbiamo visto che tante persone quando si trovano a studiare da sole o si approcciano comunque ai propri clienti, iniziano a lavorare da social media manager, non hanno ancora l'esperienza, non hanno un percorso alle spalle. Allora abbiamo deciso di fare questo. Creiamo un percorso in 8 settimane all'interno di un ambiente protetto dove puoi sbagliare, dove puoi fare pratica, dove puoi lavorare insieme a noi su pagine Facebook, su e-commerce, su siti web che andiamo ad ottimizzare insieme, dove puoi gestire tu già in prova delle pagine che noi andiamo a creare, delle aziende che noi, sulle quali noi andiamo a lavorare. E lo vai a fare in un ambiente simulato, cioè un ambiente dove se sbagli non succede niente, anzi se sbagli è meglio, perché così fai pratica ed esci dalle 8 settimane che sei già avviato, hai già l'esperienza, hai già il curriculum, hai già quello che serve per avere successo come SMM. È un qualcosa di straordinario, ragazzi, sono 8 settimane di percorso. Abbiamo fatto in passato dei percorsi di 8 settimane con il nostro mentor program. Abbiamo deciso di proporre un percorso simile con Accademia SMM, ma con qualcosa di molto, molto superiore. Dico già la data d'inizio, sarà lunedì 19 ottobre, e adesso andiamo a dare tutti i dettagli, ok? Adesso poi risponderemo anche a tutte le domande in chat, ma prima andiamo a vedere il programma. Va bene? Andiamo a vedere il programma, Fabio? Vai, andiamo a vederlo. Allora, andiamo a vedere il programma ufficiale di Accademia SMM, così vi spieghiamo bene il progetto. Anzi, ti passo la parola per parlare del modulo preparatorio, perché è veramente importante. Esatto, allora, e appena farai accesso a Accademia SMM sarai inserito in un ambiente protetto in cui faremo una preparazione, quindi nel caso tu faccia accesso oggi, cosa che ti consiglio vivamente, subito da stasera potrai entrare nel modulo preparatorio e vedere i primi video di orientamento. Ci sarà un vero e proprio modulo dedicato alla mentalità giusta per settare già le prime basi e arrivare il 19 ottobre preparato e pronto a partire. Giusto, Matteo? Poi la settimana 1, ti passo la parola per andare ad analizzarla. La settimana 1 è fondamentale, è la guida alla scelta della nicchia. Quindi l'Accademia partirà lunedì 19 ottobre con webinar in diretta ogni settimana, quindi sono 8 settimane, dal lunedì 19 ottobre ci sarà un webinar settimanale ogni lunedì. Il webinar dura 2 ore e in questo webinar ci concentriamo su un argomento fondamentale nell'attività da SMM. Il primo webinar della settimana 1 è la guida alla scelta della nicchia. Qui faremo orientamento alla scelta della nicchia di riferimento per ogni social media manager. E inoltre parleremo anche della professione del social media manager, delle pratiche di lavoro e degli errori principali da evitare. Qui mi riferisco a
cosa fa effettivamente un social media manager? Cioè, quali sono le mie responsabilità, i miei doveri? Come mi comporto una volta che acquisisco un cliente? Cioè, mi devo far dare gli accessi a Facebook, a YouTube, al loro sito? Devo fargli firmare qualcosa? Come mi comporto? Come gestisco la situazione? Quindi ti prepariamo completamente all'inizio della tua carriera da social media manager. E qui già dalla settimana 1 c'è un lavoro molto interessante che è di gruppo e anche individuale poi su ognuno, che è l'orientamento per la scelta della nicchia di riferimento. Spesso ne parliamo, quando parliamo della professione del social media manager, è un dramma che io vedo là fuori. È di tante persone che scelgono una nicchia che in realtà non è in trend. Quindi scelgono di fare la social media manager, non so, in un settore che in questo momento è fermo o che ha poco interesse e a quel punto poi non riescono a far decollare la propria attività. Quindi quello che abbiamo pensato di fare è un orientamento che ti aiuterà a capire esattamente qual è la nicchia giusta su cui concentrarti in base alla tua situazione personale, in base al tuo background e in base a quelle che sono le tue attitudini o le tue passioni. Un'altra cosa molto importante all'interno di questa settimana, parleremo delle 17 nicchie più in trend. Quindi anche chi non ha una nicchia, non sa come partire, quindi chi parte completamente da zero sarà guidato nella scelta della propria nicchia di riferimento. Parleremo delle nicchie più in trend e ti faremo vedere come posizionarti lì dove le cose funzionano alla grande. Cosa sarai in grado di fare subito dopo la settimana 1? Beh, sarai in grado di scegliere una nicchia in trend, conoscere alla perfezione il tuo ruolo da social media manager, chiarezza totale e fiducia nei tuoi mezzi e saprai evitare anche gli errori più comuni di chi parte e sbaglia. Quindi la scelta della nicchia sbagliata, perdere la propria reputazione, bruciarsi completamente i clienti perché non siamo in grado di gestirli. Ci tengo a precisare un'altra cosa: tutto all'interno dell'Accademia viene svolto assieme durante le sessioni live. Poi c'è una sorpresa che vi daremo tra poco. Restate fino alla fine del webinar perché ci sarà una sorpresa pazzesca. E quindi tutto viene fatto passo per passo assieme. Settimana 2, Fabio, ti passo la parola perché è dedicata al posizionamento online. Esatto, andiamo a posizionare la tua attività da social media manager online e vedremo poi a breve, ci sarà una sorpresa, avrai il tuo sito web da social media manager e sarai in grado di avere una reputazione chiara e una presenza digitale che ti permettono di presentarti al meglio. Infatti i benefici sono che avrai ridisegnato completamente la tua immagine, andremo a vedere che foto mettere, come promuoverti al meglio, come comunicare. Diciamo il tuo nuovo ruolo, come attrarre clienti e come fare in modo che si fidino di te dal primo minuto. Avrai il tuo sito web online per presentarti in modo professionale SMM e sarai rispettato e riconosciuto come professionista. Quindi, come abbiamo visto, servono professionisti del digitale e tu sarai in prima fila con una presenza digitale da professionista e non potrai assolutamente avere Una cosa molto interessante che faremo nella settimana 2 è anche andare proprio individualmente a vedere i profili. Quindi settiamo insieme il tuo profilo LinkedIn, settiamo assieme il tuo profilo Facebook, eventualmente quello Instagram. Quindi andiamo insieme a ricostruire la tua immagine. E questo è pazzesco perché nessuno aveva mai pensato ad un percorso così. Cioè è una vera e propria accademia dove ogni settimana completiamo un pezzettino, aggiungiamo un tassello fino all'obiettivo finale che lo vedremo tra pochissimo. Settimana 3, la preparazione di un report. Quindi, quando ti avvicini ad un cliente, quando inizi a lavorare ad SMM, la prima cosa da fare che insegniamo noi è quella di creare un report, che non è altro che un'analisi gratuita. Quindi analizziamo l'attività di un cliente. Per far cosa? Beh, per fargli vedere il potenziale che ha, per fargli vedere dove sta sbagliando e come correggere e quindi essere scelti come social media manager. All'interno di questa settimana andiamo a lavorare insieme nella creazione dei report. Quindi prendiamo dei casi studio reali, di aziende reali e lavoriamo insieme appunto nella creazione del report. Vi facciamo vedere come compilarlo, lo facciamo assieme e vediamo anche dei compiti che poi correggiamo in modo da assicurarci che realmente tu sia in grado di fare un report vincente. E io vi garantisco, ragazzi, avendo anche la piattaforma socialmediamanagers.org, quando abbiamo parlato con alcuni imprenditori che hanno lavorato, hanno assunto dei nostri social media manager, ci hanno detto: quando abbiamo visto gli SMM formati da voi, non c'era storia perché tutti erano in grado di presentarsi in modo professionale con questo report fatto bene. Quindi, ragazzi, è veramente un'arma vincente. Vi mostriamo come farlo e lo facciamo assieme. Quindi, è un qualcosa di unico. Cosa sarai in grado di fare al termine di questa settimana? Di creare un report completo e professionale che conquista ogni singolo cliente, di distinguerti anche da qualsiasi altro SMM e acquisire clienti senza bisogno di lunghi colloqui o infinite telefonate. Quindi ti mostriamo esattamente come acquisire clienti con l'analisi gratuita. Settimana 4,
L'acquisizione del cliente, qui ci sono novità bomba, giusto Fabio? Esatto, se in questo momento ti stai chiedendo, ok, saprò esattamente come lavorare, ma come trovo un cliente? Come hanno fatto questi social media manager che ci avete fatto vedere a trovare clienti? Beh, sicuramente non sono andati porta a porta a bussare le porte. No, dimenticati le vecchie tecniche di vendita perché andremo a vedere come superare obiezioni e come fare in modo di essere assunto come social media manager senza dover andare a procacciare clienti. Infatti, al termine di questa settimana, in cui lavoreremo insieme e lavorerò personalmente con te, andrai a trovare clienti dal web senza bisogno di andare porta a porta, fare chiamate a freddo, procacciare contatti, ti avranno detto chiama questi numeri, proponiti, manda i curriculum e troverai clienti. Nulla di tutto ciò. Automatizzare quindi il processo di scrematura dei contatti dal web ed entrare in contatto solamente con i clienti che ti vogliono come social media manager e tu farai il prezzo e non loro. Questo è importante. Essere tu a scegliere con quali clienti lavorare grazie alla promozione su internet. Questo è importante e costituisce anche un potenziamento che Matteo ha voluto inserire in questa settimana per generare sempre più clienti dal web, quindi senza neanche vederli dal vivo. Giusto, Matteo? Sì, sappiamo che per tante persone magari può essere difficile andare a parlare al telefono o di persona con qualcuno e ci sono tecniche che ti permettono perfettamente di attrarre i tuoi clienti completamente online tramite la condivisione di post, di articoli e di contenuti di valore. Quindi gran parte di questa settimana sarà concentrata come attrarre contatti di clienti e poi come gestire anche la chiusura dei clienti. Una cosa molto importante all'interno di questa settimana è che si faranno delle simulazioni. Quindi immaginati poter vivere esattamente la stessa identica esperienza che poi ti troverai nella realtà quando ti avvicinerai ad un cliente, quando riceverai delle obiezioni, dei dubbi, quando dovrai rispondere a certe domande, sarà tutto già vissuto da parte tua all'interno delle simulazioni che faremo durante le dirette. Questo è pazzesco perché ti permette di vivere ogni singola cosa, anche le emozioni. Quindi la gestione appunto delle obiezioni, delle domande difficili, di qualsiasi cosa ti possa capitare, sarà tutto simulato all'interno dell'Accademia. In modo che tu possa sbagliare, buttarti, fare errori all'interno di un ambiente protetto che realmente ti prepara alla grande, al mondo del lavoro. Settimana 5 poi, simulazione guidata nella gestione di un cliente. Questo è pazzesco. Immaginati insieme prendere un'attività vera, vera, ok? E distruggerla, ricostruirla, facendola assieme durante le sessioni live. Quindi andremo a prendere dei casi studio reali di aziende vere, o di alcune startup che andiamo a creare noi completamente da zero e li andiamo a fare il posizionamento, li andiamo a sistemare i social, li andiamo a curare tutta la presenza digitale, andiamo a creare il funnel per loro. Una roba pazzesca perché ti permette di vivere anche di avere delle esperienze lavorative prima ancora poi di concludere l'accademia, che puoi anche mettere all'interno del tuo curriculum. Quindi prenderemo aziende reali, ci andremo a lavorare assieme e creeremo dei casi studio reali. Quindi andiamo proprio a simulare, non è in realtà proprio una simulazione, diciamo che è più che altro un agire insieme all'interno di un ambiente protetto, come abbiamo detto, per lavorare già. Quindi chi è interessato a fare un percorso pratico dove realmente si impara come si fanno le cose, si fanno assieme, è veramente qualcosa di incredibile questo percorso. Alla fine di questa settimana, la settimana 5, sarai in grado di disegnare la nuova identità online di un cliente, dimostrando da subito valore, perché in 3 secondi sai esattamente come muoverti, sai il sistema. Sai esattamente cosa fare in ogni singolo step, quindi appena ho preso il cliente, la prima cosa che devo fare qual è? È la seconda, la terza, la quarta, qual è? Come mi devo muovere? Lo saprai fare alla perfezione e saprai anche come portare risultati concreti al tuo cliente nel giro di 7 giorni, guadagnando la sua fiducia e dimostrandogli che ha fatto la scelta giusta a scegliere te come SMM. Settimana 6, funnel marketing, giusto Fabio? Allora, una volta che hai posizionato il tuo cliente, abbiamo simulato assieme cosa succederà nella vita reale, che a differenza, appunto, come abbiamo detto prima, dei corsi che ti insegnano teoria e poi tu vai là fuori e non sai fare niente, qui saprai esattamente cosa fare. Ma poi saprai esattamente in questa settimana come creare un sistema di generazione contatti e vendite per il tuo cliente, migliorarlo graficamente, fare in modo che si senta orgoglioso di avere un'attività online, perché molti imprenditori adesso sono nella fase critica di portare online la propria attività ed hanno paura. Ma come mi rappresenterà questo sito web? Oppure la pagina Facebook sarà veramente chi sono io? Ci sono imprenditori che hanno aziende da 20-30 anni che hanno questa paura e tu sarai in grado, attraverso la simulazione guidata anche della settimana 6, di creare un piano editoriale per il tuo cliente, gestire in maniera perfetta tutti i social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Google.
e tutte le piattaforme pubblicitarie e ottimizzare il sito web del tuo cliente per generare contatti e vendite. Quindi prima andiamo nella settimana 5 a creare risultati nei 7 giorni e poi andiamo a gestire completamente la loro attività. Chiaramente ti metti nei panni dell'imprenditore, appena gli porti i risultati lui ti darà le chiavi del suo business. A quel punto potrai, attraverso questa settimana, sapere esattamente cosa fare passo passo per fare un ottimo lavoro e venire pagato anche nel processo, chiaramente, tanti soldi. Quindi questa è un'ottima settimana, ma attenzione, perché non è diciamo la punta dell'iceberg, è quello che hai visto fino adesso, ma l'iceberg è la settimana 7, ok? Che è, Matteo? Questa sì, è la più importante. È e-commerce manager, cioè come ottimizzare un e-commerce per generare vendite ogni giorno. Strategie di promozione specifiche per un e-commerce attraverso i social network e Google e come essere pagati per una consulenza strategica e per la gestione di un e-commerce. Abbiamo deciso di dedicare un'intera settimana solamente all'e-commerce perché è il trend più forte del momento. Cioè, quello che è successo negli ultimi mesi è che la figura del social media manager è mutata. Cioè, se prima social media manager era qualcuno che gestiva i social e curava la presenza digitale di un cliente, oggi a questa figura è richiesta anche la gestione e la promozione di un e-commerce. Perché? Perché i clienti stanno andando tutti in questa direzione, si stanno tutti digitalizzando, stanno portando la propria attività su un sito e c'è bisogno di qualcuno in grado di gestire questo sito e di promuoverlo. È un trend fortissimo, abbiamo quindi pensato di dedicare una settimana intera solamente al mondo e-commerce per spiegare come ottimizzare un sito di e-commerce, curare le vendite, migliorarle e ovviamente spingere con forza questo e-commerce sul web. La capacità più altamente monetizzabile del momento, e-commerce, ok? Cosa sarai in grado di fare al termine di questa settimana? Beh, analizzare e ottimizzare per le vendite qualsiasi sito di e-commerce, in WordPress, PrestaShops, Facebook Shops, Shopify e altre piattaforme. Si parla anche molto adesso di Facebook Shops, che ha aggiunto questa nuova funzione, si parla dei vari siti web in Shopify, si parla di e-commerce, diciamo, a 360 gradi ed è fondamentale sapere come utilizzarlo. Quindi andremo a vedere come fare su tutte queste piattaforme e farti pagare fino a 3.000 euro addirittura per un singolo cliente, da un singolo cliente oppure per una consulenza oppure per gestire completamente un e-commerce. Settimana 8, poi delegare e crescere, giusto Fabio? Esatto. Allora, questa è una settimana chiave perché ti andiamo a spiegare come automatizzare il tuo lavoro da SMM ed espanderti. Come abbiamo parlato prima, lo smart working è il trend del momento, quello vero, quello che in cui ti gestisci tu l'attività, decidi tu quando lavorare. Questa settimana è fondamentale perché dopo aver compreso il metodo di lavoro andrai a capire come liberare il tuo tempo, lavorare meno, guadagnare di più e soprattutto crescere delegando in maniera perfetta la tua attività da social media managers. Questo è un modulo innovativo, non abbiamo parlato in nessun corso che abbiamo fatto finora, in nessun tipo di specializzazione e è appunto focalizzato sull'organizzare la tua attività da SMM per lavorare in totale libertà e autonomia, ritornando in controllo del tuo tempo, quindi smart working puro. Creare un team di collaboratori, delegare il lavoro e creare una rendita mensile automatica. Cioè, cosa succede quando fai magari 3-4 clienti? Abbiamo visto un nostro SMM che ha fatto 7 clienti in un mese. Cosa fai in quel momento? Impazzisci e li gestisci tutti e 7 tu oppure automatizzi e deleghi e cresci sempre di più? Ti insegneremo a arrivare addirittura ad oltre 10-15 clienti allo stesso tempo che potrai gestire con totale libertà d'azione e senza stressarti e potrai concentrarti appunto sull'acquisizione e sulla cura dei clienti, dedicandoti alla parte strategica anziché a quella operativa. Quindi diventerai un vero e proprio stratega digitale e avrai il tuo team di persone che si occuperà di tutti gli elementi del lavoro. Questo è un modulo fondamentale, dedicheremo l'ultima settimana interamente a questo e ti spiegheremo anche come io e Matteo abbiamo realizzato tutto questo, perché noi siamo partiti da social media manager a suo tempo, anni fa, e poi siamo riusciti a creare un team, a creare delle automazioni tali da liberare il nostro tempo e oggi occuparci solo della parte strategica. Quindi Matteo, ti ripasso la parola perché veramente più leggo questo programma più sono felice. Sì, per... sì. Tra poco apriamo la chat anche per eventuali domande, volevo solamente presentarvi le varie aree di studio. Chiaramente ci sono tutti i social, quindi Facebook, YouTube, Instagram, Google, Google Maps, grafica e branding,
parte operativa del social media manager, gestione del cliente, come sviluppare la propria carriera, è tutto all'interno dell'Accademia SMM, che è davvero il percorso più completo mai realizzato. Include anche la certificazione finale, al termine dell'Accademia sarai certificato da Marketing Genius per aver completato il corso Accademia SMM, e poi c'è una serie di privilegi molto molto importanti. Partendo dal primo, coach di supporto. Allora, abbiamo pensato a questo privilegio che è veramente qualcosa di unico, proprio perché durante le 8 settimane, o durante in realtà qualsiasi percorso di studio, sappiamo che a volte ci possono essere degli intoppi. Soprattutto questo è un percorso operativo. Quindi ogni settimana durante le live faremo delle cose e daremo anche qualche piccolo compito a casa per allenarsi, per fare delle prove che poi ne andremo a rivedere. E quindi è fondamentale avere qualcuno che ti possa dare una mano se sei bloccato, se hai un attimino un calo della motivazione, può succedere, e soprattutto qualcuno che ti aiuti matematicamente a completare ogni singola settimana. Questo ti rende veramente, cioè rende il tuo percorso davvero impossibile da fallire, ok? È un coach di supporto, una persona del nostro team che si incaricherà di aiutarti a superare ogni ostacolo e assicurarsi che tu possa completare con successo le 8 settimane di accademia. Cosa Esatto. otterrai da questo bonus? Beh, sarai seguito da un esperto in grado di supportarti durante le 8 settimane di accademia, oltre ovviamente a noi. Riuscirai a completare ogni step matematicamente, ad applicare gli insegnamenti e vedere i benefici istantaneamente. Sarai certo di riuscire a portare a termine il percorso senza rimanere indietro. Questa è la cosa più importante. Esatto. Privilegio numero 2. Gruppo Facebook. Abbiamo ovviamente creato il gruppo Facebook Accademia SMM per essere in contatto durante le 8 settimane del percorso ed essere sempre appunto in contatto ogni giorno, leggere post, condividere risultati. È un ambiente positivo, protetto, dove potrai condividere ogni step del tuo percorso e trovare soluzione ad ogni eventuale difficoltà. Abbiamo i nostri moderatori sempre pronti a rispondere a qualsiasi domanda e quindi potrai ovviamente fare domande e ricevere risposte specifiche. Privilegio numero 3, vai Fabio, questo è più importante. Allora, privilegio numero 3, in realtà sono webinar settimanali, non l'abbiamo detto, in cui io e Matteo Pittaluga saremo presenti personalmente. Non è molto facile ultimamente trovarci presenti in un programma, perché abbiamo tantissimi programmi, migliaia di studenti, ma abbiamo deciso di dedicare le prossime 8 settimane all'Accademia SMM. Infatti, a partire dal 19 ottobre, per 8 settimane, saremo con te ogni settimana per 2 ore. E quindi, oltre ai contenuti che troverai nell'Accademia SMM, riceverai un'analisi pratica da parte nostra in un webinar settimanale, proprio come questo, in cui in realtà saremo in una sala Zoom, ci sarà la possibilità di interagire e riusciremo proprio a creare quel lavoro di gruppo che contraddistingue l'Accademia SMM da altri percorsi formativi. Sarai in contatto con noi, riusciremo ad interagire, a darti dei feedback personalizzati e, come ha detto Matteo, praticamente con questo bonus, il coach che ti segue e ti permette di implementare in maniera pratica ogni settimana, beh, fallire sarà impossibile. Quindi abbiamo voluto creare questi 3 privilegi per integrarti in un ambiente protetto e qualsiasi cosa succeda là fuori, puoi stare sicuro che qui dentro sei protetto, potrai concentrarti per 8 settimane e arrivare al tuo obiettivo. Quindi Infatti, contatto diretto la prima. chiaramente con noi per 8 settimane, 2 ore di formazione intensiva settimanale e orientamento personalizzato per ogni partecipante e ovviamente possibilità di interagire, fare domande e ricevere risposte da parte nostra. Ma quindi ti starei chiedendo, ma quanto costa? Adesso apro anche la chat, ragazzi. Quanto costa Accademia SMM? Ma andiamo a vedere una cosa, andiamo a vedere un'ora con noi quanto costa. Come ha detto Fabio, ultimamente è difficile trovarci live impegnati direttamente con qualcuno perché le nostre consulenze sono abbastanza care, costa 1.497. Abbiamo persone che fanno le consulenze con noi, però certamente ci rendiamo conto che è un costo abbastanza alto proprio perché il nostro tempo in questa fase della nostra vita è davvero tanto importante con tanti progetti che stiamo seguendo. 2 ore di coaching sarebbero, diciamo, l'equivalente sarebbe 2.994 euro e se andiamo a vedere 8 settimane di programma in Accademia SMM con un webinar settimanale di 2 ore, se andiamo a moltiplicare per 8, quindi 2 ore al webinar di 2.994 euro, sarebbe un totale di 23.952 euro. Apro una parentesi, ragazzi, non è questo il costo dell'Accademia, chiaramente, ok?
però vi facciamo vedere effettivamente quanto costa lavorare con noi. E non è uno scherzo, è la verità, e vi garantisco che ci sono molti imprenditori che fanno le coaching individuali con noi e ci pagano queste cifre per lavorare 1 o 2 ore assieme a settimana. Quindi è solamente per mostrarvi quanto vale il nostro tempo in questa fase della nostra vita. Ovviamente però sappiamo che una cifra molto alta da poter sostenere per 8 settimane sarebbe una follia e abbiamo deciso per questo di creare un percorso in grado di dare veramente l'opportunità a tutti di dare la svolta definitiva alla propria carriera. Per questo motivo chiaramente Accademia SMM non costa 23.952 euro e non costa nemmeno 10.000. Abbiamo pensato di metterla a 5.000 per 8 settimane, che vi garantisco con il livello di contenuti che c'è all'interno dell'Accademia li vale tutti, ma abbiamo deciso di non fare nemmeno questo. Abbiamo pensato di metterla a 2.500 euro. Saremo tutti d'accordo che 8 settimane del nostro lavoro, almeno 2.500 euro li valgono tutti, anzi sarebbe quasi un furto 2.500 euro avere il nostro impegno per 8 settimane, ma poi abbiamo scelto di non fare nemmeno questo e di fare qualcosa di veramente speciale, ok? Il prezzo di Accademia SMM è infatti di 2.000 euro, ok? 2.000 euro pagabili anche a rate, quindi anche in 4 rate da 500 euro, per dare veramente la possibilità a tutti di partecipare. Ma inoltre c'è anche l'opportunità per chi vuole di risparmiare 505 euro e di pagare anziché 2.000, 1.495 in un'unica soluzione, ok? Quindi le due opzioni sono 1.495 per chi vuole pagare in soluzione unica, oppure 2.000 euro in 4 rate da 500, per dare veramente la possibilità a tutti di partecipare. Io adesso, ragazzi, attivo il link dove potete andare a vedere ufficialmente la pagina. In questo momento è ufficialmente aperta l'iscrizione ad Accademia SMM, potete vedere il link qui sotto. Chiedo anche al supporto di attivarlo gentilmente, attivate il link, in questo modo potete andare a vedere, o attivo anche la chat per eventuali domande, ma rimanete ragazzi perché c'è una serie di bonus e di sorprese fantastiche che vogliamo condividere con voi, ok? Infatti, per i primi 50 studenti, ragazzi, c'è il super mega supremo super offerta, diciamo, solamente per i primi 50 che faranno accesso ad Accademia SMM con 7 bonus esclusivi. Andiamo a vedere i bonus. Intanto, ragazzi, la pagina è attiva. Se volete iscrivervi ad Accademia SMM, ragazzi, fatelo adesso perché, come diceva Fabio, l'abbiamo fatto per voi, ragazzi. L'abbiamo fatto per voi. In questo momento della nostra vita abbiamo tantissimi progetti. Stiamo lavorando con tanti studenti, abbiamo tante cose da fare, ma ci tenevamo a creare un qualcosa in questo periodo specifico, in questa situazione, in questo momento che ci sono questi forti trend che si stanno verificando assieme per poter dare veramente la possibilità a tutti di dare una svolta definitiva alla propria carriera. Quando io e Fabio ci guardiamo indietro, ci rendiamo conto che noi quando abbiamo iniziato non avevamo questo tipo di possibilità, non avevamo un mentor, non avevamo una guida, non avevamo nessuno che ci potesse aiutare. E per tutte quelle persone là fuori che oggi sono alla ricerca della svolta, ragazzi, ve lo giuro, per tutte le persone che oggi sono alla ricerca della svolta, di cambiare qualcosa, di veramente finalmente riuscire a dimostrare le proprie capacità, ragazzi, l'abbiamo fatto per voi. L'abbiamo fatto per voi perché sappiamo come ci si sente. Per molto tempo noi siamo stati sottovalutati, per molto tempo noi siamo stati criticati, davvero poche persone credevano in noi, abbiamo dovuto fare tutto da soli. Lo stiamo facendo per voi, ragazzi, per darvi davvero l'opportunità di dare una svolta definitiva alla vostra carriera. Torno al volo in presentazione per mostrarvi i bonus che abbiamo deciso di includere e penso che saranno davvero graditi. Infatti ti starei chiedendo, ma durante le 8 settimane posso avere materiale di supporto? E infatti c'è un mega bonus che è il corso SMM completo. Abbiamo il nostro corso in Marketing Genius, il corso SMM, con oltre 70 video lezioni, il prezzo di 1.497 solo questo ed è incluso gratis a vita, ok? Quindi pensa che roba, solamente acquistando il corso SMM pagheresti 1.497. Allo stesso prezzo puoi unirti all'Accademia, fare l'Accademia gratuitamente e avere il corso a vita. O meglio, questo bonus ti dà accesso a vita a tutte le lezioni del corso Social Media Manager, potrai riguardarle infatti in ogni momento, avere sempre accesso al corso proprio come un'enciclopedia, cioè quando vuoi andarti a rivedere qualcosa lo puoi trovare lì, ok? Lo puoi trovare lì. Adesso tra poco guardo anche la chat, ragazzi, intanto se ci sono domande fatele pure, il link per unirvi ad Accademia SMM è qui sotto. O forse ti stai chiedendo, ma
Come faccio ad approcciare un cliente? Cioè, quando mi avvicino a questo mondo, come faccio poi ad acquisire clienti, no? E abbiamo deciso appunto di creare una serie di bonus che permettono di renderti la vita più semplice, che permettono di velocizzare e semplificare il tuo lavoro. Infatti, il bonus numero 2 è il Social Media Report. Abbiamo il nostro report in PDF già pronto e disegnato esattamente come quello che vedi. È figo perché è fatto dai nostri grafici ed è già precompilato da me. Varrebbe 500 euro questo bonus ed è incluso gratuitamente. Questo bonus ti permette di avere rispetto e considerazione perché è il tuo biglietto da visita. Quando ti presenti da un cliente, boom, hai il tuo report professionale già scritto anche da noi e poi all'interno dell'Accademia ti mostriamo anche come compilarlo e aggiustarlo in base a ogni singolo cliente. Ti dà una facilità di chiusura pazzesca proprio perché ti distingue praticamente da chiunque altro. O forse ti stai chiedendo, ma non ho una grande presenza digitale al momento. Posso farcela lo stesso, cioè parto completamente da zero, il mio background non è nel settore digitale, riuscirò comunque a promuovermi come SMM. Abbiamo quindi pensato di aggiungere come bonus numero 3 la pagina web professionale già creata da noi, quindi avrai il tuo sito web professionale, farsi un sito costa almeno 1000 euro e questo è incluso e ti dirò di più, è installato dai nostri programmatori, quindi non devi fare assolutamente nulla, dovrai solamente acquistare il tuo dominio, diciamo il nome del tuo sito. Costa davvero pochi euro e noi ci incaricheremo di installare il tuo sito per te. Quindi avrai già tutto pronto, chiave in mano. Questo ti permette di avere maggior focus sul tuo lavoro da SMM e soprattutto quando inizi non perdere tempo a creare il tuo sito, eccetera. No, queste cose possono essere delegate, ci pensiamo noi e tu impari bene a lavorare e impari a lanciare la tua carriera da SMM. Ti darà un'immagine altamente professionale, proprio perché questo sito è fatto apposta, è organizzato anche in modo da presentarti in maniera corretta e dare valore in anticipo ai tuoi clienti, ovviamente prima ancora di diventare il loro social media manager. Bonus pazzeschi, ragazzi, pazzeschi, ma restate fino alla fine perché veramente, veramente ce ne sono di pazzeschi di questi bonus. Forse ti stai chiedendo, ma come mi comporto a livello burocratico con un cliente? Cioè, devo fargli firmare qualcosa? Come sistemiamo il nostro accordo e allora abbiamo pensato di aggiungere come bonus numero 4 i contratti di lavoro. Valore di almeno 400 euro, abbiamo pagato molto di più per farli scrivere dai nostri avvocati e questo è incluso. Quindi immaginati avere il tuo contratto che quando ti presenti ad un cliente glielo puoi far leggere dicendo guarda funziona così, questo è il nostro contratto, è tutto scritto, ti presenti in maniera corretta, ma soprattutto questi contratti sono scritti per proteggere il tuo lavoro da social media manager. E questo ti permette di lavorare sereno, sapendo che verrai pagato, che il tuo lavoro è tutelato, ma anche ci sono aspetti come per esempio la gestione dei dati, il famoso GDPR, no? Cioè la privacy. Devi comprendere che tu andrai a lavorare con dei dati sensibili, quindi andrai a gestire i social del cliente, andrai a gestire la sua base di clienti e tutti questi sono dati importanti che tu vai a gestire essenzialmente. Ci vuole un contratto potente che ti protegge e ti permette di lavorare in tranquillità. E appunto questi contratti li abbiamo fatti preparare per tutelare al massimo il tuo lavoro. Così qualsiasi cosa succede, diciamo che sei protetto. Ti fa risparmiare moltissimo tempo nel creare un qualcosa del genere e moltissimi soldi e ti posiziona anche molto bene davanti al cliente. O magari ti stai chiedendo, ma non ho partita IVA, come posso diventare un social media manager? Avevo pensato anche a questo, infatti il bonus numero 5 è l'orientamento fiscale, è un bonus di almeno 500 euro che è incluso gratuitamente. L'orientamento fiscale cos'è? È una serie di moduli all'interno dell'Accademia dove ovviamente avrai accesso al contatto diretto con il nostro studio di commercialisti partner, ma soprattutto conosci le informazioni essenziali per iniziare la tua attività in totale tranquillità e nel rispetto della legge. Quindi capirai come iniziare, come aprire la tua partita IVA quando sarà il momento e come svolgere esattamente tutte le mansioni in modo corretto. Questo è fondamentale perché a volte ci sono persone che si mettono a fare l'SMM, poi aprono partita IVA con diciamo il codice sbagliato. Questo non deve accadere. Quindi abbiamo pensato anche a questo perché la parte fiscale è importante quando una persona inizia la propria attività. O magari ti stai chiedendo, ma cosa succede quando devo gestire tanti clienti? Altro mega bonus che abbiamo pensato, bonus numero 6, è l'SMM Automation System. È un corso dal valore di 497 euro che noi includiamo gratis. Questo cos'è? È un mini corso dedicato a come sfruttare le strategie di automazione.
Quindi come fare pubblicazioni automatiche, come programmare il lavoro, come gestire essenzialmente il tuo tempo, aumentando i tuoi guadagni chiaramente, quindi lavorando di meno e aumentando nel tempo i tuoi guadagni da social media manager. È importante perché questo verrà, l'approfondiremo poi all'interno dell'Accademia, però avrai questi video che ti potranno guidare da subito a conoscere come svolgere il tuo lavoro nel modo corretto e gestire bene il tuo tempo, proprio perché lavorando in smart working, quindi lavorando da casa, avendo dei clienti da gestire, a volte è facile perdersi. Abbiamo invece creato questo bonus che ti aiuterà a gestire alla perfezione la tua attività, permettendoti di avere un'attività, avere un business e vivere la vita allo stesso tempo, che è la cosa più importante. O magari ti stai chiedendo, e questo è il mega bonus finale, bonus numero 7, vorrei imparare a gestire un e-commerce, ma me lo insegnate in Accademia SMM? E oltre ad insegnartelo all'interno dell'Accademia, ti regaliamo un bonus specifico su questo, che è il nostro nuovo corso Ecom Expert. È il corso di Marketing Genius interamente dedicato all'e-commerce. Valore 1497 ed è incluso gratis. In questo momento questo corso è solo disponibile all'interno di Accademia SMM, proprio perché abbiamo detto, per creare un nuovo corso, che poi in realtà non è in trend, cioè il vero trend è la gestione di un e-commerce, ok? È gestire l'e-commerce di qualcuno, quello è il trend, è lì che c'è la richiesta di mercato. Allora abbiamo pensato, includiamolo all'interno di Accademia SMM gratuitamente. In questo bonus, in questo è un vero e proprio corso, è una serie di masterclass che ho preparato, imparerai a gestire in modo profittevole qualsiasi tipo di e-commerce su qualsiasi piattaforma e ovviamente promuoverlo nel modo corretto. Potrai vendere facilmente le tue competenze da specialista dell'e-commerce come consulente e sarai uno dei primissimi sul mercato ad avere competenze aggiornate in questo trend che è il più grande del momento. Tra poco ragazzi leggo anche le domande, ma andiamo a rivedere tutti i bonus. Corso SMM, che solo questo vale 1497, il report già preparato dai nostri grafici, i bonus sull'orientamento fiscale, il sito web da SMM che ti installiamo noi, te lo installa il nostro team di programmatori, il contratto per, diciamo, regolare la parte gestionale con il tuo cliente, SMM Automation System, la serie di video per aiutarti a gestire il tuo tempo e la tua attività, e il corso sull'e-commerce, ragazzi, valore totale di migliaia di euro, tutti questi bonus sono inclusi gratuitamente, ok? Quindi Accademia SMM più 7 bonus, ragazzi, è ora disponibile al link qui sotto. Chiedo anche al supporto di pubblicarlo. Ecco, se andate nella mia fanpage, c'è Martina Mangano che ha pubblicato il link e anche appeso. E chiedo anche di metterlo per favore sopra nel post. E se siete live sul nostro webinar, è qui sotto dalla chat. Chiedo anche al supporto di mettere il link in descrizione, ok, nella chat, per unirsi ad Accademia SMM. Le due opzioni, abbiamo detto, sono 1495 in soluzione unica, 1495, oppure 4 rate da 500, ok? Quindi queste sono le due opzioni che abbiamo pensato per cercare veramente di dare la possibilità a tutti di unirsi all'Accademia. Io penso, ragazzi, che questa sia un'offerta pazzesca. Adesso vengo a leggere i vostri commenti. Il link è accademiasmm.com. Ricordo che tutti questi bonus e questa offerta sono disponibili solamente per i primi 50 studenti, quindi fate azione ragazzi, bloccate il vostro posto subito. Fabio, io andrei in chat, cosa dici? Sì, vado a riaprire la chat. Allora, prima di riaprire la chat voglio rispondere ai nostri studenti SMM, ascoltate. Vai. Bene, per tutti gli studenti SMM ci saranno delle informazioni domani, quindi non preoccupatevi, abbiamo pensato a voi, questa è la risposta ufficiale, quindi... No, no panico, siete benvenuti anche voi nell'Accademia SMM, domani ne parliamo, quindi aspettate comunicazione ufficiale domani, se non potete aspettare scrivete a supporto che vi diamo tutte le info. Andiamo adesso a sbloccare la chat. Sì, la chat è sbloccata, se ci sono domande ragazzi sull'Accademia fatele pure, andiamo a rispondere ad ogni singola domanda per il tempo che serve. Intanto le iscrizioni per l'Accademia ragazzi sono ufficialmente aperte, il link è qui in descrizione. Allora, andiamo a vedere qualche domanda. Allora, per i nostri studenti di SMM, come ha detto Fabio, scrivete al supporto e vi spiegheremo come avere accesso all'Accademia. Infatti, che poi costo di piattaforma dovrei sostenere? Nessun costo, Alessandra, assolutamente nessun costo. Non c'è nessun costo extra da sostenere. Il bello dell'attività di SMM è che non ha costi, in realtà. Puoi svolgere tutto completamente in smart working da casa tua, connessione ad internet e basta. Poi, in realtà...
All'interno del nostro corso abbiamo incluso tutti questi bonus apposta per dare anche la semplicità, nel senso che non devi preparare i contratti, non devi attivare il tuo sito. Ecco, l'unico costo extra sarebbe per attivare il tuo sito la registrazione del tuo dominio, che nella maggior parte dei casi dominio più hosting viene 30 euro, 39 euro, una roba così, anche a meno. Quindi con 30 euro in realtà puoi già lanciare la tua attività completamente. Allora, per chi non riesce a bloccare il proprio posto questa sera, fate così, perché abbiamo pensato a questa offerta solamente per i primi 50 iscritti. Fate una cosa, per chi vuole bloccare questa offerta con i bonus, mandate un messaggio al supporto. Adesso vi metto la mail del supporto, ok? Bloccate la vostra offerta scrivendo a support@bsupergenius.com. Chi non riesce a fare l'acquisto questa sera, scrivete un'email a support@bsupergenius.com, la vedete in questo momento, e chiedete di bloccare l'offerta. Chiedete di bloccare l'offerta con tutti i bonus specificando che eravate al webinar, ok? Per favore fateci sapere che eravate al webinar, in questo modo possiamo bloccare l'offerta per voi. Ok? Il link è qui in descrizione. Okay, oltre due ore di settimana di webinar con voi, come si articola poi il lavoro durante la settimana? Ottima domanda di Stefano. Allora, funziona in questo modo, adesso te lo spiego. Noi abbiamo il nostro corso SMM, che è gratuito, l'abbiamo incluso all'interno dell'Accademia, e lì praticamente c'è tutto. All'interno dell'Accademia poi prendiamo le parti più importanti, le andiamo ad approfondire insieme. Nelle due ore si lavora assieme, quindi si fa già lavoro di gruppo, e poi al termine diamo un compito specifico per ogni studente per la settimana. A volte, in base alla settimana, il lavoro sarà di gruppo, quindi sarà da fare insieme ad altri SMM, in altri casi sarà individuale, e quindi richiede solitamente più o meno, le due ore a settimana del webinar sono fondamentali per esserci, e poi circa un 30-40 minuti al giorno per completare la cosa da fare. Facciamo un esempio: all'interno della settimana in cui parleremo delle grafiche, andremo a ridisegnare il sito web, scusami, la presenza digitale di un business. Dovrai andare a creare delle grafiche per la pagina Facebook, per esempio, o per il canale YouTube, o delle grafiche su Instagram. Questo richiede più o meno un 30-40 minuti al giorno di media, poi una persona volendo può lavorare tutto in un giorno, nel senso noi daremo un compito a settimana e quello va svolto. Lo puoi fare giorno per giorno, oppure lo puoi fare di botto magari il giorno prima o appena puoi. Quindi anche il corso Accademia SMM è in... diciamo smart working, ok? Ognuno si può organizzare come vuole. Quindi essenzialmente ci sarà il webinar dove si lavora e poi un compito a casa specifico in base alla settimana per ognuno, che poi ognuno svolge individualmente. I webinar sono sempre alle 21 di sera, ogni lunedì alle 21. Chi non riesce a partecipare ci sarà il replay, quindi non vi preoccupate, perché chi non riesce ad esserci ci sarà sempre il replay disponibile il giorno dopo, quindi tutti i nostri contenuti avranno replay. I webinar sono sempre lunedì sera alle 21 e poi durante la settimana si comunica nel gruppo Facebook, però il grosso è ogni lunedì sera alle 21, che sono due ore di pratica, cioè lì sono proprio webinar pratici dove andiamo sul concreto e poi i compiti a casa ognuno se li gestisce come vuole. Quante ore sono in totale il corso proposto? Calcola, Maurizia, che l'Accademia sono due ore a settimana per 8 settimane, quindi fai i calcoli, e poi c'è il corso SMM che lo puoi guardare a tuo ritmo. Il corso SMM sono 70 lezioni da tra i 5 e i 15 minuti l'una, ok? Quello anche te lo puoi guardare a tuo ritmo, quindi essenziale sono le due ore a settimana per 8 settimane, quindi sono 16 ore di Accademia, quelle sono la parte, il fulcro, diciamo, principale. Poi uno si studia il corso SMM a suo ritmo. Esatto, una cosa importante: siamo nel mondo delle professioni digitali, così come Google e Trump hanno, diciamo, decentralizzato la formazione digitale, non è richiesto nessun tipo di titolo, anzi, persone affamate di successo che vogliono dare una svolta alla propria vita sono benvenute, perché abbiamo creato questo programma intensivo perché siamo convinti che in 8 settimane tu possa lanciare tranquillamente la tua attività di SMM. Infatti, nei casi studio che hai visto, ci sono state persone che hanno acquisito 7 clienti nei primi 30 giorni, quindi cosa può succedere in 8 settimane assieme? Non lo sappiamo e siamo veramente felici di averlo creato. Samantha chiede: una volta finito il percorso saremo in grado di intraprendere l'attività in autonomia senza problemi? 100% garantito, Samantha. L'obiettivo dell'Accademia è proprio questo, lanciare la tua attività assieme. 100% garantito, è l'intero obiettivo dell'Accademia.
Poi ovviamente dopo rimane nel senso attivo il gruppo, il supporto, noi ci siamo sempre e ci siamo sempre stati per i nostri studenti, quindi questo è importante. Abbiamo creato questo ecosistema apposta per creare un ambiente, diciamo che la visione nostra di Marketing Genius è proprio quella, cioè creare un posto dove se anche là fuori c'è la guerra mondiale, diciamo che sai che in Marketing Genius c'è un ambiente protetto dove cerchiamo di aiutare le persone, di guidarle alla scoperta dei trend giusti e al miglioramento personale e professionale, questo è il nostro obiettivo. Infatti, tante persone ci dicono: no, ma cosa fate? Ci sono sempre persone che criticano. A me piace rispondere così: Marketing Genius è nata nel 2016. Dal 2016 io e Fabio Gallerani ogni giorno condividiamo contenuti gratuiti, cerchiamo di lavorare per migliorare i nostri corsi. E credetemi, ragazzi, che per me e Fabio non è un lavoro questo, è una missione. Per noi è una missione, ok? E comunque negli ultimi anni i risultati sono stati importanti per noi a livello personale, sia in Marketing Genius che nelle altre attività che abbiamo gestito al di fuori di Marketing Genius. Non siamo obbligati a fare quello che facciamo, se lo facciamo è perché ci piace, perché è la nostra passione e perché lo facciamo per voi ragazzi, perché ci ricordiamo di quello che è stato il nostro inizio, ci ricordiamo delle difficoltà e vogliamo aiutare il più possibile dando indietro quello che noi abbiamo imparato in questi anni. Per noi è una missione, altrimenti non ci sveglieremmo a fare i video la mattina presto o non resteremo a fare i webinar fino alla sera tardi. In questo momento per me è mezzanotte e mezza e sono qui a Dubai e io rimango anche al webinar altre 2 ore, ragazzi, se ci sono domande, se vi posso aiutare in qualche modo. Questa è la nostra missione. A noi ci piace quello che facciamo, per noi è una missione, altrimenti non Esatto. saremo qui da 4 anni. Quindi Marketing Genius non va da nessuna parte, non sparisce, ok? È qui per restare. Questo è il Anzi, a nostro obiettivo. Volevo proposito di rispondere a una questo, domanda importante, Fabio, vuoi dire qualcosa? no, l'ultima Vai, vai. frase che hai detto è che siamo qui per restare, ragazzi, abbiamo un piano aziendale per i prossimi 5 anni, quindi se volete stare in questa grande famiglia, siamo qui nei prossimi 5 anni, sicuramente, perché le aziende grosse pianificano 5 anni, noi abbiamo un'azienda abbastanza grossa, quindi non preoccupatevi. Allora, Volevo rispondiamo alle spiegare, Fabio, gli domande. step. Allora, step 1, unisciti ad Accademia SMM, quindi vi spiego come procedere a partire da adesso. Unisciti ad Accademia SMM, riceverai accesso subito al nostro corso Social Media Manager e alle lezioni di orientamento. Questo ti sarà molto utile per arrivare, diciamo, preparato al webinar di apertura lunedì 19 ottobre. Quindi riceverai accesso immediato al nostro corso Social Media Manager e alle lezioni di orientamento che ti prepareranno all'Accademia. Subito dopo, sempre tramite il nostro supporto, riceverai il link per il gruppo Facebook e dovrai solamente attendere, quindi nessun'altra azione richiesta da parte tua, aspetta solamente il webinar di apertura lunedì 19 ottobre alle 21. Quindi questi sono i 3 step da fare. Ti unisci adesso, il nostro supporto si metterà in contatto con te per darti accesso al corso SMM e alle lezioni di orientamento dell'Accademia. Quindi hai già del materiale da studiare e a breve apriremo anche il gruppo Facebook con tutti gli iscritti per unirsi. Qualcuno chiedeva se non siamo tra i primi 50, perdiamo i bonus? Sì, però fate così, scrivete al supporto per favore all'email dedicata support@bsupergenius.com, fateci sapere che eravate al webinar, in questo modo potete bloccare il vostro posto, ok? Scrivete un messaggio al supporto dicendo che eravate presenti in diretta e vi rispetteremo comunque questa offerta con i bonus, però fateci sapere che eravate live. Ok. Va bene, rispondiamo alle domande che Vai. sono una valanga. Allora, partiamo dall'alto, andiamo in basso, Vai. ok? L'ultima che vedi dall'alto, io ne faccio una, te ne fai una. Allora, ho chiesto prima se ho nozioni, se non ho nozioni posso fare parte dell'Accademia, vivo a Zurigo. Abbiamo già Social Media Manager in Svizzera, quindi la risposta è sì, non preoccuparti, potete fare questo lavoro dove volete, quindi è anche un lavoro flessibile che vi permette un giorno di andarvene a vivere alle Canarie, ok, potete lavorare da lì. E sì, potete farlo anche se non avete nozioni. Anzi, questo corso è strutturato per chi parte da zero, ok? Importante avere un PC e basta. E una connessione a internet. Ok. Per quanto si può bloccare l'offerta, bloccatela il prima possibile perché dopo i 50 noi i bonus non li diamo a nessuno. Ricordiamo i bonus. Accesso al corso SMM che vale 1497, non 1495. Avete accesso al corso Ecom Expert che vi serve nella settimana 7 come supporto. Quindi perché abbiamo incluso questi due corsi? Perché in realtà vi fanno come da manuale durante l'Accademia. L'Accademia ha i suoi contenuti, ma è importante avere questo manuale che vi rimane a vita. E tutti gli altri bonus, il contratto, l'orientamento fiscale, ci chiedevano,
è possibile lavorare dall'estero con come SMM? Certo, infatti molti lo stanno già facendo dei nostri SMM. Ok, quindi nel sud Italia si lavora con i social media manager. Sì, una valanga di social media manager sono in sud Italia, Gianluca, nella nostra community. Matteo, vai te perché vediamo, vedo un sacco di domande. Cerchiamo di rispondere a tutte le domande, rimaniamo qua Ha tutto il tempo risposto che Anne, il Sud Italia si lavora come social media manager? Domanda di Gianluca. Allora, vogliamo. nel Sud Italia si lavora ovunque da social media manager, Gianluca. Non importa nemmeno dove sei residente. A parte che in Sicilia è fortissimo il trend, però a parte questo, da social media manager puoi lavorare assolutamente ovunque. Noi abbiamo contatti, per esempio Alice, la mia compagna, ha un social media manager, che tra l'altro è il nostro studente, che è in Italia e noi siamo a Dubai, quindi puoi lavorare assolutamente in tutto il mondo, non hai bisogno di lavorare. Questo è un altro grande vantaggio. E noi all'interno dell'Accademia insegniamo anche come acquisire clienti a distanza, quindi è perfettamente fattibile. Noi stessi abbiamo dei social media manager, non so se lo sapete, ma noi abbiamo Abbiamo dei social due. media manager, chiaramente che ci aiutano a gestire le nostre attività. Non siamo noi che pubblichiamo. Ok, in che orari si svolgono le lezioni? Ripetiamo questa risposta. Le lezioni sono lunedì sera alle 21, ma non preoccupatevi se non potete esserci, perché ci sono i replay, quindi in realtà siete totalmente liberi di seguirle quando volete. Ok? Quanto paga in media un cliente per un SMM al mese? Minimo 500 euro, minimo fino anche a 3.000, Giorgio. Esatto, abbiamo dei casi Abbiamo di clienti che studenti che pagano. hanno chiuso contratti anche da più di 3.000, ma dipende dalle mansioni. Comunque quello lo vediamo all'interno dell'Accademia. Minimo 500 tutti comunque. Su Facebook avremo un sito tutti insieme. Non ho capito la domanda di Mariangela, però su Facebook saremo nel gruppo tutti insieme e poi ognuno avrà il proprio sito creato dai nostri programmatori. Anche un network da zero con prodotti integratori? Non ho capito la domanda di Maria. Se intendi che puoi gestire un network con una persona, se puoi fare l'SMM nel settore network, lo puoi fare alla grande. Ce Tra l'abbiamo l'altro, già. noi abbiamo molti social media manager che seguono i leader di network perché loro non hanno tempo e non hanno le capacità digitali. Comunque, molti leader di network, soprattutto persone che magari sono over 50, over 60, che non riescono a digitalizzarsi rapidamente, si affidano all'SMM. Siete dei grandi, grazie di cuore, grazie Allora, ragazzi. confermo, ragazzi, siamo già 15 persone sono già unite all'Accademia, dato ufficiale, stavo facendo il refresh, credo anche di più, chiedo conferma. Quindi mancano 34 posti in questo istante per i bonus, ok? Scrivete al support@bsupergenius.com se avete intenzione di bloccare l'offerta, vi diranno le modalità, se no cliccate sul link qui sotto, c'è il link da cliccare e avete due opzioni, o pagate a rate, 500 euro, 4 rate, ma l'Accademia se la paghi in soluzione unica ti costa meno, quindi il costo ufficiale è 2.000 euro. Per chi fa azione e la salda interamente, abbiamo fatto la prima volta nella storia, di solito pagando a rate paghi di più, no, qui pagando a rate paghi il costo reale e pagando in un colpo risparmi 505 euro. Quindi ho visto già tanti pagamenti con persone che hanno risparmiato 505 euro e in tempo relativamente breve, ragazzi, avrete tutto attivato, anche il corso SMM, quindi non preoccupatevi. E una cosa per Luther che aveva scritto: non vedo i bonus. Luther, se fai l'acquisto adesso te li includiamo, non preoccuparti, non so perché non li vedi, ma sono inclusi perché mancano 30, 34 persone, anzi 15 mi confermano, sì, quindi Noi 35. ragazzi, quando diciamo una cosa è quella, ok? Quindi i bonus li avete garantiti. Lo fanno anche gli imprenditori per le proprie aziende, chiede Batti. Abbiamo molti imprenditori che studiano Molti. da SMM per poi delegare. Quindi è molto utile se lo vuoi fare tu, ma poi se un giorno lo vuoi delegare a qualcuno, vuoi delegare queste competenze. Sì, è Quindi. molto indicato per imprenditori piccoli, ma che vogliono poi delegarlo a un social media manager. Magari nella community trovi qualcuno che ti trovi bene, eccetera, ma almeno sai controllare quello che fa. Quindi molti imprenditori hanno deciso di formarsi come social media manager proprio per saper controllare poi la persona che li andrà a aiutare. Quindi la risposta è sì, chiaramente. Quanto tempo richiede il corso SMM? Abbiamo risposto. Calcola Alessandra che la maggior parte delle persone lo finiscono in 2 mesi più o meno il corso SMM guardandolo ad un ritmo tranquillo. Con l'Accademia in realtà è anche più veloce perché con l'Accademia facendo i webinar live, per essere sincero, con l'Accademia e basta già riesci tranquillamente, anche senza il corso riesci
ad imparare tutto proprio perché vediamo ogni singolo step. Il corso è un bel supporto però, perché solitamente quello che consiglierò durante l'accademia è fare il webinar settimanale di 2 ore e poi guardarsi 2 o 3 video durante la settimana del corso, SMM. Quello ti permette di ripassare i concetti e di approfondirli allo stesso tempo, quindi è un bel supporto, no? È un Allora, po' come Matteo, quando sei all'università e c'è il docente e poi c'è il libro di testo, vediamola così. E esatto. chiaramente poter lavorare insieme è un plus importante. Noi abbiamo creato l'Accademia per questo, per poter accompagnare le persone durante tutto il percorso da zero e all'arrivo. Quindi simulare anche in un ambiente protetto. L'intero obiettivo dell'Accademia è questo, cioè farvi sbagliare, ok? Per non sbagliare poi quando effettivamente lavori. Quindi finché sbagli a gestire la mia attività o l'attività di una persona che si affida a noi, avremo anche imprenditori e aziende che ci mettono a disposizione il loro business, diciamo, in avviamento per smanettarci. Quindi è una parte molto divertente quella di andare a distruggere e ricostruire un brand. Lo faremo assieme e quindi è fighissimo perché puoi sbagliare e puoi fare pratica, seguito però da noi. Quindi è un ottimo ambiente, diciamo, per poter... è anche Esatto. divertente. Allora C'è il andiamo a rispondere a raffica format... ai commenti, ci sono una valanga di domande solo Vai. per permettervi ragazzi di essere nei primi 50, perché se siamo magari spieghiamo un po' troppo, poi rimanete fuori e ci dispiace. Allora, velocemente, chi lavora, Francesco dice, lavoro come manager per due artisti musicali. Se lavori come manager, chiaramente il tuo lavoro è metterli in evidenza, quindi è esattamente quello che cercavi, è esattamente quello che devi fare, perché se loro non riescono a ottenere contatti, clienti, che li pagano, tu verrai licenziato come manager, quindi io se fossi un manager lo farei subito. Una cosa importante, visto che mi sta scrivendo il supporto, che ci sono persone che non riescono a fare l'acquisto, scrivete immediatamente al supporto e vi aiutano. Ok? Se non Esatto. riuscite a fare l'acquisto, scrivete immediatamente al supporto e il supporto vi aiuta. Ok? E in questo caso blocchiamo ovviamente l'offerta per voi. Vai Fabio. Allora, io vado a raffica perché le ho già lette tutte, poi dopo se ci sono domande complesse magari ci diamo un po' di definizioni più interessanti. Allora, posso pagare entro 3 giorni che non ho la carta di credito, con tanti soldi dentro? Scrivi a supporto immediatamente che troviamo una soluzione. Poi cosa c'è qui? Lezioni lunedì rimarranno registrate? Probabilmente sì, non preoccupatevi, durante l'Accademia avete tutte i replay senza problemi, senza stress. Entro questa settimana pagherò, mi confermate che se scrivi avrò i bonus esclusi? Sì, Massimiliano, c'è una procedura esatta da seguire, ma scrivi adesso o rimani fuori. Questa attività secondo voi durerà negli anni? Matteo, lascio a te la risposta. Non è neanche Esattamente. iniziata. Oh, ma io ragazzi vi dico questa. Quando noi abbiamo lanciato il corso SMM un anno fa, c'era qualcuno che dopo un mese mi ha scritto e mi ha detto: Matteo, ma stavo pensando di fare il corso SMM, ma secondo me il mercato è saturo. Mi è venuto da ridere. Poi avete visto cosa succede? Io ho aperto LinkedIn l'altro giorno, LinkedIn, ci sono richieste con zero candidature. Cioè ragazzi è una roba fuori testa, non è nemmeno iniziato. Poi adesso che... C'è il mondo dell'e-commerce, tutti stanno cercando quello, cioè non è neanche iniziato, quindi è una roba che durerà per i prossimi 10 anni, ragazzi, per i prossimi 10 anni, ve lo garantisco. Esatto, per Franco credo che vuole fare un bonifico, scrivi a supporto, ti diamo i dati e rientri chiaramente nei primi 50 se lo fai al più presto. Fermare l'offerta, Paola, è una prelazione, chiaramente, non ti obbliga poi ad acquistare il Esatto. corso, però facci sapere che eri al webinar, in questo modo possiamo riservare lo spazio per te, se poi decidi di non unirti o c'è un problema, non succede niente, però facci sapere che effettivamente eri qua e blocca il tuo posto. Lo facciamo per voi, per i bonus, ragazzi, così non li perdete. Esatto, E esatto. poi una cosa importante, quando finisce l'accademia, ragazzi, rimangono i gruppi Facebook, il supporto rimane, cioè noi abbiamo creato questo ambiente apposta per creare poi un ecosistema, i nostri studenti lo possono confermare, quindi avrete ovviamente accesso a vita, ai contenuti creati, al corso SMM, quindi non vi preoccupate di questo, ok? Anche per il gruppo Facebook rimarrà ovviamente, cioè Allora, il siamo qua coach di per... supporto, facciamo un po' di chiarezza, il coach di supporto sarà disponibile per tenervi, diciamo, in riga con i compiti e le simulazioni, quello che faremo, e avrà una comunicazione con voi tramite Facebook, ok? Quindi avrete questa persona dedicata e sebbene nel gruppo riceverete risposte tecniche, ci saranno anche delle sessioni dal vivo con un coach motivazionale, eccetera.
sulla chat Facebook avrete questa persona dedicata al vostro successo. Quindi immaginati un giorno che senti le nostre indicazioni e non capisci cosa fare, scrivi al coach di supporto che ti dice esattamente cosa fare e si assicura che lo fai, in modo che tu possa avere anche come un personal trainer che ti dice: oh, questa settimana hai raggiunto gli obiettivi? Se la risposta è no, lui farà in modo che tu ce la faccia. Quindi è una persona innovativa, non l'abbiamo mai messa in nessun nostro corso, però in Accademia abbiamo deciso di dare il massimo, quindi qualsiasi risorsa di cui abbiate bisogno c'è ed è il posto giusto. Volevo rispondere ad Antonello che diceva di avere problemi con l'accesso al corso SMM. Il nostro supporto risolve il 100% dei problemi tecnici, ok? No. Senza possibilità di errore, quindi se ci fossero problemi poi con il supporto non riesci ad accedere, scrivimi direttamente a me sulla mail info@matteopitaluga.com, mi ci metto io, noi risolviamo il 100% dei problemi tecnici sempre, ok? Quindi non c'è assolutamente alcun problema. Allora, bellissima Paola che dice: inglese così così è quasi analfabeta informatica, 55 anni. Paola, non ci crederai, ma nelle testimonianze nella pagina ci sono persone over 60, abbiamo addirittura social media manager over 70 e persone che non avevano mai acceso un PC che oggi fanno questo lavoro. Quindi in realtà l'età media ti posso dire che non è chiaramente 60-70 anni, però abbiamo dei casi di persone che avevano questa obiezione, ci hanno dato fiducia e poi sono diventati storie di successo pazzesche, quindi credo che Paola sia nel posto giusto oggi. Per Lucio che ha acquistato il corso, grazie Lucio, e lo farà tua nipote, allora comunicalo al supporto, in questo modo ci organizziamo per dare accesso a lei. Grazie per avercelo detto, hai fatto bene. C'è Rocco che ha 73 anni ragazzi ed è un SMM, quindi veramente numero uno. Infatti mi riferivo a Rocco, ma abbiamo anche altri 2-3 casi di persone, abbiamo credo di Marketing Genius, una persona addirittura di 80 anni, chiaramente in gamba, che si è buttata sulle professioni digitali proprio con la voglia di fare qualcosa, no? Di non accontentarsi magari, sai, nella pensione eccetera, e quindi veramente storie dal diciottenne che non vuole fare l'università ma si focalizza in una nuova professione, e poi abbiamo anche over 70, incredibile. Quindi è un lavoro che... Paola dice: caffetteria chiusa per Covid dopo 4 mesi e mezzo di apertura, acque più che brusche. Immagino, Paola, perché abbiamo una nostra social media manager, tra l'altro, che ha un bar e ha deciso nel frattempo di diventare una professionista digitale proprio per quello che hai scritto. Norberto dice che ne ha 61, perfettamente in riga con i nostri casi di successo. Le lezioni sono ogni lunedì, durano 2 ore, ogni lunedì sera alle 21, a partire da lunedì 19, vi faccio vedere anche la slide, eccoci qui, prossimo appuntamento lunedì 19 ottobre alle ore 21 con il webinar della settimana 1 dedicato all'orientamento alla scelta della nicchia, sarà il primo webinar ufficiale dell'Accademia SMM, ogni lunedì sera poi a partire da lunedì 19 ottobre, quindi durerà fino, se non sbaglio, 8 settimane fino al 7 dicembre, quindi sono 8 settimane a partire da lunedì 19, ogni lunedì alle 21. Quelle sono le lezioni live, poi daremo i compiti a casa durante la settimana, che ognuno li svolge in maniera individuale, ci sentiamo all'interno del gruppo durante la settimana e tu ti senti con il coach per vedere appunto come sta andando, per avere dei feedback o del supporto quando non riesci magari a superare un certo ostacolo, e poi ci si rivede lunedì dopo, sempre alle 21. Allora, secondo me, innanzitutto rispondiamo a chi chiede che differenza c'è tra il corso Lean. Abbiamo una nostra nuova studentessa, Mariangela, che si è buttata sul corso Lean. Il corso Lean è la Bibbia del marketing digitale, serve per promuovere la tua attività. Quindi se hai un'attività, ottima scelta. Se invece vuoi lanciare un'attività, ottima scelta. L'Accademia serve per gestire questa attività, per farla prosperare e creare contenuti in modo che le persone là fuori ti vedano come un'opzione, ti paghino per i tuoi prodotti, quindi è un integrante. Qui abbiamo Wanda che è riapparsa, è stata la storia di successo più incredibile, over 70, e oggi leggenda del digitale, grazie Wanda per essere apparsa. Mariangela ha 65 anni e si è spaventata, Mariangela contatta Wanda e sentitevi, infatti nella community ragazzi, quando vi parliamo di ambiente protetto, nascono nuove amicizie, ci sono persone magari che hanno qualche timore, che vedono una persona come loro che ce l'ha fatta e si aiutano a vicenda, questo è il bello.
E Per chi durante il fa percorso. network, chiede Michael, allora, sinceramente per chi fa network, se vuoi spingere la tua attività di network, è meglio il corso All-in perché è più destinato a chi vuole lanciare online la propria attività, Esatto. ok? Michael, se invece ti interessa magari specializzare, perché abbiamo anche molti networker che per creare un secondo business fanno l'SMM, magari proprio nella nicchia network. Quindi se ti appassioni del digitale, puoi lavorare nel digitale attraverso la gestione appunto di magari dei profili top di networker o per le aziende, eccetera. Quindi lo puoi fare. Se invece il tuo unico focus è spingere la tua attività di network, magari ti consiglio di più il corso Lean perché è più specifico per il network marketing, ok? Per la tua attività da imprenditore. Accademia SMM è più per chi vuole veramente crearsi una professione nuova, redditizia, in super trend e poter lavorare da remoto in libertà. Diciamo che questo è l'obiettivo. Allora, rispondo a Samantha che dice durante il percorso si possono chiedere pareri su come gestire un cliente già in possesso. Certo, anzi, noi pianifichiamo, non l'abbiamo detto perché non vogliamo dare troppe certezze, ma in realtà è così, ragazzi. Capiterà che molti di voi acquisiranno un cliente durante l'accademia. In quel caso faremo le stesse cose, ma sarà una simulazione sul vostro cliente. Quindi addirittura avrete me e Matteo Pittaluga che vi danno i consigli e le strategie giuste per quel cliente. Sarà veramente un jolly, infatti, questa è una cosa che non abbiamo affrontato, ma effettivamente sarà così, perché abbiamo visto, abbiamo studenti che hanno acquisito 7 clienti in un mese da soli, studiando il corso da soli. Il corso SMM non è insieme a me, Matteo, è un corso che viene attivato, tu lo studi e lo implementi. Insegno in serale, dice Maurizia. Allora, blocca il tuo posto, Maurizia, così intanto sappiamo che eri al webinar e possiamo tenerti bonus sapendo che sei stata qua. Anche perché noi i bonus li vogliamo tenere a chi effettivamente è rimasto con noi, ci ha dato fiducia venendo anche qui, rimanendo fino a tardi. Quindi faccelo sapere, chiaramente blocca il tuo posto, scrivi al supporto. Ricordati che comunque ci sono i replay, quindi non ti preoccupare se non riesci poi lunedì, sappi che comunque avremo a disposizione i replay. E il tuo Ok, coach comunque ti avanti. aiuterà a recuperare, quindi non succede niente. Allora, ragazzi, Vedo una cosa, ragazzi, che secondo me è importante. Vedo alcune persone che non credono fino in fondo nelle proprie capacità. E infatti una delle domande che ricevo spesso è: sarò in grado di farcela? Non mi sento sicuro, non mi sento sicura. Io lo capisco perfettamente, ragazzi, perché quando inizi una cosa nuova, ovviamente fa sempre paura perché non conosci, no? Mi ricordo la prima volta che ho tolto le rotelle dalla bici, sai quando c'avevi le rotelle nella bici, no? La prima volta che l'ho tolto e ho detto, oddio, sbatto per terra, c'avevo paura, poi in realtà è andato tutto bene. Il punto è che quando non si conosce qualcosa, soprattutto del digitale, sembra sempre un gran casino, no? Sembra una cosa lontana da noi e diversa. In realtà poi per moltissime cose il digitale segue le stesse regole del business fisico, della vita fisica, è una roba pazzesca. Okay, vi garantisco che scrivere il copy, quindi scrivere i testi per un annuncio su Facebook, piuttosto che ottimizzare un sito di e-commerce e tutto, sono le stesse regole che tu segui quando vedi un negozio. Se c'ha la vetrina bella, tu entri. Sono gli stessi identici processi che avvengono nella vita reale, ma che si spostano online. E il nostro obiettivo all'interno di Accademia SMM è semplificarli sempre di più e guidarti in ogni singolo step. Quindi abbiamo creato questo percorso apposta per prenderti per mano e mostrarti ogni singolo step da fare. Fallire è veramente impossibile, ok? Veramente impossibile. Bisogna impegnarsi per fallire, ve lo posso garantire. Quindi abbiamo pensato davvero a un percorso dove tutti ce la possono fare a completare. Abbiamo inserito il nostro coach di supporto per tutti i membri. Insomma, sono veramente convinto che tutti ce la farete. Basta l'impegno, ragazzi. Se non c'è l'impegno, diventa impossibile, ok? Se c'è impegno, tutto si può fare. Esatto. Per chi ha fatto un acquisto ma c'è qualcosa che non va, non preoccupatevi, il supporto ha ricevuto l'email, siamo sommersi. Per darvi un dato, in questo webinar c'erano migliaia di persone connesse e adesso siamo ancora, credo, in più di 370. Facebook Più non so quanto. Facebook, siamo a più di 400 persone. Siamo più di 400 persone e il nostro supporto è fenomenale, vi rispondono, non preoccupatevi, andrà tutto bene. L'importante è aver scritto al supporto. Possibile bloccare e acquistare a metà ottobre? Paola, sì, c'è una procedura da seguire, ma te la scriviamo via mail così ce l'hai scritta. Mi potreste dare. Ok. Luther, scrivi al supporto perché c'è una risposta che ti possiamo dare sicuramente per aiutarti. Quanti posti ci sono in questo momento? Aggiornamento supporto? Credo che siamo a
almeno siamo più di 20 sicuro, quindi mancheranno una trentina di posti, ragazzi. Abbiamo avuto 20 adesioni in 20 minuti, quindi una al minuto. Ogni minuto che passa, calcolate che qualcuno si unisce. Allora, non possiamo dare consigli fiscali, ragazzi, abbiamo un orientamento fiscale dentro l'Accademia SMM, proprio apposta, non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto un commercialista, noi non diamo consigli di cui non siamo qualificati. Andiamo a vedere quanti posti ci sono, se mi confermano a supporto quanti ne mancano, credo manchino 30 posti, ok? Però abbiamo una valanga di email, quindi non posso assicurarvi, se ci sono 30 richieste di acquisto con bonifico, eccetera, non so, non posso darvi una risposta certa. L'importante è che scriviate a breve. Con l'Accademia puoi fare entrambe le cose, cioè crearti anche un tuo e-commerce. Lo puoi fare, Sabrina, lo puoi fare. La parte sull'e-commerce sarà parecchio approfondita, certo. Principalmente noi mostreremo come ottimizzare un e-commerce e portarlo a fare vendite. Se poi lo vuoi fare su un tuo e-commerce, perché no? Lo puoi fare. Certamente. Oh, ragazzi, la ragione per cui abbiamo lanciato l'Accademia anche con un ecosistema pronto è proprio questo, per velocizzare il processo. Tre importanti tendenze si sono manifestate adesso, ok? Non abbiamo fatto apposta, ma Conte 2 giorni fa ha parlato proprio di lavoratori digitali. Non lo sapevamo che l'avrebbe fatto, sapevamo che attorno a questa data sarebbe stato il momento perfetto per dare una svolta con una professione che, da quello che mi chiedete, quanto durerà, per me una decade, quindi almeno 10 anni siamo coperti. I social media non vanno da nessuna parte nei prossimi 10 anni. State sicuri di questo. Poi vi consiglierò anche di vedere un film quando iniziamo l'Accademia, ma non adesso. Ci saranno varie sorprese e per chi non ha mai fatto un percorso intensivo con me, Matteo, vi trasformerete, ok? Diventerete persone sicure di voi stesse, avrete una seconda chance e sarà la cosa migliore che avete fatto. L'abbiamo già fatto per imprenditori professionisti in altri settori. Per 8 stagioni abbiamo formato migliaia di imprenditori in programmi del genere, adesso lo vogliamo fare solo per social media manager perché questo è il momento. Okay? Adesso c'è qualcuno che ci ha chiesto: ci sarà un'altra accademia? La risposta è no. L'accademia è qui, ci sarà 8 settimane e poi vedremo nel 2021. Ci sono ancora questi tre trend? Sì, no. Se la risposta è no, l'accademia non ci sarà più. Rampa di lancio adesso, poi non la facciamo più. Quindi mi Ragazzi, raccomando. credetemi che posizionarsi adesso con queste competenze sul mercato vi permette nei prossimi anni di differenziarvi da chiunque, veramente da chiunque. Come posso bloccare l'offerta, Angelo? Scrivi al supporto adesso, scrivi a support@bsupergenius.com, ti metto adesso l'email. E anche per rispondere a Fabiana che chiedeva di partecipare all'Accademia, anche tu scrivi al supporto per il tuo caso, support@bsupergenius.com. Esatto, ripeto, per i nostri studenti SMM, non preoccupatevi, ci sarà una comunicazione, vi vogliamo tutti in accademia, ci sarà la possibilità di farlo, non preoccupatevi. Quindi, scrivete a supporto se volete informazioni immediate, ma ricordatevi che il supporto adesso ha una valanga di mail, vi risponderà in maniera sequenziale, rispettando l'ordine, ok? Questo è importante. Ci sono tipo 40 e passa mail al supporto, mi sa, quindi supporto è un attimo sotto pressione, ragazzi, ma dateci tempo e risolviamo tutto. Intanto bloccate il vostro posto, vi risponderemo a brevissimo. E chi può ovviamente faccia l'acquisto subito, c'è il link qui sotto. Io rinnovo l'offerta, ragazzi, che è importante, perché abbiamo voluto veramente fare un qualcosa di speciale. Abbiamo pensato a queste due tipologie di entrata. 1.495 in soluzione unica, con questo risparmi 505 euro, oppure 4 rate da 500. Puoi fare 4 rate da 500 euro, quindi una rata al mese è comunque un'ottima opzione. Quindi 4 rate da 500 o 1.495 in unica soluzione. Rimostro i bonus, oltre ovviamente alle 8 settimane di lezioni dal vivo, il corso SMM incluso, il report incluso, orientamento fiscale, il tuo sito web incluso, contratti di lavoro inclusi, SMM Automation System per aiutarti a gestire la tua attività è incluso e il corso Ecom Expert è incluso. Quindi 7 extra bonus sono inclusi in questa offerta gratuitamente. Mi raccomando, ragazzi, è una roba pazzesca anche perché il corso SMM da solo costa 1.497, ok? Costa 2 euro in più. 1.497. Quindi
Esatto. È una roba. E poi vi rimane a vita. Quindi, insomma, tanta roba. Allora, ultime domande, poi chiudiamo, ragazzi, perché dobbiamo lasciarvi tempo di accedere. Nel frattempo, mentre rispondiamo alle domande, accedete, perché chi accede adesso ricordo che ha la priorità, ok? Quindi se ci arrivano 50 richieste di bloccare l'offerta e 50 persone che pagano adesso, chiaramente anche se hai chiesto di bloccare l'offerta prima di quello che paga, sei fuori, ok? La Quindi squadra dei programmatori è inclusa, chiaramente Fabrizio, esattamente come nel corso SMM, e funziona in questo modo: quando hai bisogno di creare qualcosa di complesso per il tuo cliente, che chiaramente tu non hai le capacità, il nostro team è a disposizione. In pratica, il nostro team funziona così: il nostro team fa un prezzo e tu lo proponi al cliente. Fine. esatto. Quindi questo l'abbiamo pensato di mettere il nostro team a disposizione proprio perché a volte ci sono dei clienti che richiedono delle cose assurde. Tipo c'è il cliente che magari dice voglio fare un e-commerce come Amazon e chiaramente tu, ok, hai esperienza nell'e-commerce, ma creare una roba complessa non fa per noi. Cioè l'SMM deve avere capacità strategiche, non di programmazione, ok? Questo ne parleremo anche all'interno dell'Accademia. Cioè ci sono delle competenze che devi avere assolutamente, devi avercele perfette e altre che non ti competono. La programmazione non fa parte del lavoro dell'SMM, è dei programmatori. Allora abbiamo detto, per chi ha dei clienti con richieste assurde, abbiamo la possibilità di usare il nostro team di programmatori per fare qualsiasi cosa. Ed è già Esatto. successo varie volte che degli SMM si sono ritrovati a fare delle cose di alta programmazione, che ovviamente non è il loro lavoro, però hanno il loro team, quindi che è il nostro team, che mettiamo volentieri a disposizione, fa un prezzo, il tuo cliente lo accetta e noi facciamo il lavoro. Quindi ti sarà molto d'aiuto questo qualora arrivassero richieste strane. Ecco, abbiamo pensato di fare questo, di mettere a disposizione il nostro team, proprio per proteggere il lavoro dell'SMM, cioè per renderti sicuro e tranquillo sapendo che alle spalle c'è una struttura già avviata in grado di supportarti. Per chi ha fatto altri corsi di marketing, ottimo, ma questa accademia ti crea una professione chiave in mano. Quindi, se hai fatto corsi di marketing e vuoi finalmente essere pagato per quello che vali, allora ti instradiamo, in 8 settimane sarai in grado di ricevere appunto un cliente o in qualche modo sapere esattamente come acquisirlo e lanciare la tua carriera. La ragione per cui siamo così convinti, ragazzi, non è perché crediamo sia possibile. Ce l'hanno fatta oltre 500 studenti da soli, in meno di un mese. Quindi cosa succede se io e Matteo ci mettiamo al tuo fianco con un coach, un gruppo privato, un supporto Volevo giornaliero? fare vedere Fabio intanto il sito, per esempio. Questo qui sarà il sito dei nostri SMM, questo qui è il modello che abbiamo creato. Qua ovviamente ci andrà la tua foto, però come puoi vedere è già anche compilato da noi. Qua ci andrà la tua foto, qua ci sono i loghi dei tuoi lavori da SMM, no? Rafforza il tuo brand, qua puoi metterci la tua foto, qua puoi metterci una tua breve descrizione. Qua ci sono anche, c'è anche il copy già fatto, quindi i testi nel sito sono già fatti da noi, questi li potete anche lasciare già direttamente così. Come ti aiutiamo? Ci sono i vari servizi, qua puoi mettere i casi studio, questo poi lo andiamo a compilare assieme. E qua le persone ti possono contattare direttamente e tramite il tuo sito ti arrivano le richieste. Quindi è un sito molto carino, qua ci sono le varie parti, cosa facciamo? Contatti, qua possono contattarti direttamente con un click. Quindi questo è un po' il modello del sito che abbiamo creato. E che ripeto, sarà installato direttamente dai nostri programmatori per te. Dovrai solamente poi lo faremo assieme, cambiare le foto e ottimizzarlo con i tuoi contenuti, che anche quello lo faremo assieme. Samantha dice, se siamo grafici o fotografi può essere un vantaggio. È il vantaggio. Infatti, se tu sai già avere un senso critico nelle grafiche, nel branding, è un passo avanti. Ne parleremo durante l'accademia, ma chiaramente se sei già una grafica, una fotografa, potrai avere la possibilità anche di caricare una cifra più alta perché crei tu, fai tu le foto. Abbiamo noi i Marketing Genius, abbiamo visto SMM che caricavano il doppio quasi al mese proprio perché andavano a creare contenuti fotografando, eccetera. Quindi è sicuramente un plus. E hai fatto bene a chiederlo, Samantha. Sito Volevo tramite WordPress? ringraziare. Vai, vai, Fabio, vai. No, sito tramite WordPress sì, perché è molto gestibile, quindi non avrete problemi a modificarlo. È molto, molto gestibile, quindi non preoccupatevi. Alessandro. Ho mandato una mail a Riccardo al supporto che mi stava seguendo. Ok, perfetto. Se avevate già un membro del nostro team che vi seguiva personalmente, sentiteli in privato,
se avevate già un'offerta aperta, ok, con loro per SMM, eccetera, e volete andare sull'Accademia, non c'è problema, sentite la persona di riferimento se siete già in contatto con il nostro team, Fabio, ok? intanto vado in schermo condiviso, vi faccio vedere come funziona Marketing Genius per chi non è nostro studente. Questo qui è il nostro sito, Marketing Genius, qui dentro ci sono tutti i nostri contenuti, i nostri corsi, eccetera. Da qua avrete accesso diretto al corso SMM e poi qui ovviamente ci sarà anche l'Accademia, a brevissimo comparirà qua dentro. Qui c'è il corso SMM e qui ci sono tutti i contenuti, ok? Quindi Esatto, che qua ci potete sono le guardare varie da subito. parti del... si dovrebbe vedere, sì. Sono le varie parti del corso, qui trovate praticamente tutto, quindi vi faccio vedere anche al volo. Purtroppo non posso mostrare i video per ovvi motivi, però qua all'interno potrete navigare. C'è anche l'applicazione di Marketing Genius, c'è anche la nostra app disponibile su iOS e Android. E qui in pratica ogni singolo video, chiaramente vedete, noi insegniamo a schermo condiviso, quindi potete vedere esattamente come si fa tutto. Per esempio, vi prendo una delle mie lezioni, che sono tutte a schermo condiviso dove vi mostro ogni singolo click da fare, e il format di insegnamento all'interno del corso è un po' questo, vedi? Ci sono io in piccolino in un quadratino e mostro lo schermo mostrando esattamente le cose da fare. Non posso mettere play sul video perché in realtà non va, non dovreste Bentornato vederlo, Social Media non Man. penso che si veda perché è anche criptato, quindi chiaramente per ovvi motivi non vi posso mostrare i video, però questo è il format. E poi durante le lezioni invece live, durante i webinar saremo invece face to face, quindi ci possiamo anche vedere su Zoom e possiamo guidarvi a schermo condiviso. La risposta a Franco, sì, puoi fare bonifico senza problemi, dovresti avere i dati, se no il supporto te li mandi immediatamente. Il format è lo stesso del corso Lean, Maurizia, per il corso di supporto. Quello che ti ha fatto vedere Matteo è il corso che ti regaliamo, Social Media Manager, che potrai vedere da subito, ma l'Accademia è un'altra cosa, quello lì è un L'Accademia è così bonus. come siamo adesso, che possiamo condividere lo schermo, ma possiamo anche vederci in faccia per chi vuole attivare il video. Saremo io e Matteo insieme a te che andiamo a vedere questi argomenti e andremo a capire esattamente come fare. Social Media Manager, Social Media Marketing, la stessa cosa. Il Social Media Marketing è l'attività principale del Social Media Manager. Il manager è una persona, il Sì, marketing è. chiariamo questo. Allora, social media marketing significa lavorare online, ok? Significa fare promozione online. Il social media manager è la persona che fa la promozione online. Tanti ci fanno questa domanda per... non c'è una differenza tra le due cose. È come dire il gioco del calcio e il calciatore, ok? L'attività è il social media marketing, il social media manager è chi la sviluppa. Quindi sicuramente sono la stessa cosa, certamente. Vi informo che se volete accedere tramite bonifico, se inviate la copia del bonifico è ok. L'importante è che ci facciate sapere che è partito. Chiaramente se non arriva è un problema, però se volete accedere con bonifico non c'è problema, se avete l'e-banking potete accedere senza problemi ed essere nei primi 50. Che differenza c'è tra una web agency e un social media manager? Allora, rispondiamo a Antonio che ha fatto un'ottima domanda. Un social media manager non è inferiore all'imprenditore, non è inferiore al professionista, è il suo braccio destro. Immaginati di essere la persona che entra in azienda e aiuta l'imprenditore a risollevarsi. La web agency è più distaccata, fa un lavoro magari con dipendenti, ha tantissimi clienti. Il social media manager è più personale. Per questo l'imprenditore oggi vuole un social media manager, perché vuole una persona con cui comunicare. A volte con le agenzie non ti danno risposte, risponde l'impiegato e noi Marketing Genius ci battiamo per dare servizi agli imprenditori che gli servano adesso, perché l'imprenditore non può aspettare che la web agency mi passi il dipendente, non funziona più. Oggi il mondo è più veloce e il social media manager è il ruolo che cercano. Questa è la differenza. Entro quanto bisogna pagare, scrivendo supporto per avere i bonus, il prima possibile, Samantha, ti daranno le istruzioni sull'email, non preoccuparti. Qual è meglio? Meglio fare l'SMM, perché social media marketing è quello che fai tu, quindi l'attività. Per chi vuole far crescere la propria attività, consigliavi il corso Lean. Allora, se io fossi un imprenditore adesso, farei il corso Lean per avere traffico e visibilità, però poi penserei, posso avere un social media manager o devo gestire io i miei social, eccetera. Se devi gestire tu la tua attività, allora ti conviene saperle queste cose. Infatti, come detto prima, abbiamo almeno un 25% dei nostri studenti che
quindi su 500 persone almeno un centinaio ti direi che sono imprenditori. Sembra assurdo, ma è così, perché hanno bisogno di saperle loro in primis queste competenze. Antonio dice: ho acquistato oggi il corso SMM, non preoccuparti Antonio, domani avrai la news bomba. Per chi è già in SMM non preoccupatevi. E quindi direi che abbiamo prenotato il posto con Riccardo, ottimo, ci siete in contatto con il team, perfetto. Ci sono altre domande che abbiamo perso, se no andrei in chiusura. Su Facebook ci sono altre domande, chiedo al supporto di farcele arrivare in maniera privata, perché su Facebook non vediamo nulla, scusate su Facebook ragazzi, ma siamo in sala virtuale adesso. Io sono già all'in, si può fare senza problemi, si può fare assolutamente. L'Accademia, ripeto, se avete una vostra attività, sono competenze che vi rimangono a vita. E se poi un giorno delegherete a un SMM, uno lo trovate nella community, quindi siete avvantaggiati perché li trovate nella community. Due, sapete cosa fanno, quindi potete avere un occhio critico. E sai benissimo come imprenditore quanto è importante. I vari aggiornamenti futuri sono inclusi, assolutamente. E non preoccupatevi, entrate nella community, una volta che siete dentro è incluso tutto, infatti domani parleremo con i nostri studenti e gli daremo varie opportunità. Se sei già uno studente SMM non preoccuparti, ripeto, domani sto leggendo le domande, Matteo, che mi arrivano da Facebook, se tu vuoi aggiungere qualcosa. La differenza tra social media manager e social specialist manager è la stessa cosa, solamente che qualcuno non vuole usare la parola SMM, hanno voluto usare per esempio social specialist manager, ma è la stessa cosa, ok? È lo stesso lavoro essenzialmente. Con l'Accademia puoi fare entrambe le cose, cioè crearti anche un tuo e-commerce? Allora, Sabrina, ho risposto io prima, sì. Non so, Matteo, te cosa dici? Creiamo un e-commerce o... cosa faresti tu se fossi un imprenditore? Chiaramente in questo momento, con la richiesta enorme che c'è da parte di imprenditori che hanno bisogno di qualcuno per gestire il loro social o per creare la loro presenza online e digitalizzarsi, in questo momento il vero business è acquisire queste competenze. Quindi sicuramente se io partissi da zero, inizialmente mi farei pagare per gestire l'e-commerce degli altri, acquisendo la competenza di e-commerce specialist, e-commerce manager, e a quel punto, una volta con l'esperienza, se voglio posso crearmi il mio e-commerce, ok? Però in questo momento io quello che vedo nell'e-commerce, vedo il successo di chi ha già la propria attività avviata, quindi chi ha già la propria attività avviata e la vuole spostare online può farlo benissimo il proprio e-commerce. Chi parte da zero è molto semplice iniziare aiutando chi ha già una struttura avviata, perché la parte difficile dell'e-commerce non è fare le vendite, eh? Quando hai imparato a fare marketing digitale, ce la fai. La parte difficile dell'e-commerce è strutturarsi. Quindi sapere quali sono i prodotti che si vendono, trovare i prodotti, fare un magazzino, le spedizioni, è un casino. Invece chi ha già un'azienda avviata ha già superato questa fase. E spingere online è facilissimo in questo momento, perché tutti comprano online. Basta avere la tecnica. Per questo che è più facile per chi vuole acquisire queste competenze, farsi pagare per queste competenze, piuttosto che creare tutto il sistema da soli. Questa è la mia idea. Allora, corso Lean e Accademia sono due cose diverse, sono totalmente formazioni diverse, non c'entrano nulla, però questo non significa che non potete accedere all'Accademia, potete fare assolutamente anche l'Accademia. Bloccate il posto con Riccardo, che sì, perfetto, grande Alessandro, benvenuto. Ragazzi, secondo me mancano 26 posti dagli ultimi aggiornamenti, sto facendo refresh qui. 26 posti, ma abbiamo, da quello che mi dicono a supporto, abbiamo 73 email a supporto, quindi su 73 Madonna. Email... forse 26 persone ci sono, forse no, il primo che paga vince, quindi non so assolutamente cosa rispondere a chi dice ci saranno domani, non lo so, abbiamo fatto questo proprio per... Sì, abbiamo tante richieste dal supporto e io ragazzi ci tengo veramente a ringraziarvi di cuore per la fiducia, perché vedo tanto interesse in questo progetto e mi riempie veramente il cuore di gioia, perché tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con l'idea di creare una macchina sempre più perfetta, e questa è davvero la punta di diamante del progetto SMM che abbiamo lanciato un anno fa. E per me la cosa più bella è vedere i risultati dei miei studenti, quello che succede ogni giorno all'interno di Marketing Genius, e sapere che grazie a quello che abbiamo fatto insieme oggi possiamo promuovere qualcosa di ancora superiore, di sempre più forte, di sempre più organizzato, e di essere veramente il punto di riferimento per la formazione di social media managers in Italia, in un momento in cui c'è grande bisogno.
C'è grande bisogno di persone con queste competenze, quindi il nostro obiettivo è dare una svolta proprio al mondo lavorativo digitale in Italia e abbiamo pensato veramente di mettere tutto quello che potevamo all'interno di questa offerta. Mi auguro davvero che voi possiate farla, possiate unirvi e penso davvero che vi piacerà questo progetto perché sarà un viaggio incredibile che non vi dimenticherete mai, ve lo garantisco, perché abbiamo già fatto percorsi del genere, abbiamo fatto 8 edizioni del Mentor Program, era dedicato però ad imprenditori questo e sono stati percorsi incredibili, noi ci divertiamo un sacco, ci conosciamo e conosci veramente tante persone, si crea veramente un ambiente positivo. Esatto, ragazzi, che dire, 2 ore e 20 minuti storiche, è 1 mese e mezzo che stiamo lavorando a questo lancio, abbiamo pensato che risorse mettiamo, cosa succede, l'e-commerce sarà veramente in trend. Quello che sta succedendo in questi giorni ha rafforzato la nostra idea ad agosto, quando abbiamo pensato di organizzare questo evento. Non preoccupatevi, ok? C'è una crisi senza precedenti là fuori, l'abbiamo analizzata nei mesi scorsi. Abbiamo anche visto con occhio critico il fatto che purtroppo ci troviamo di fronte a una delle crisi più potenti di tutti i tempi, ma è importantissimo assolutamente fare azione adesso e agire, ok? Perché adesso è il momento giusto. Quello che Da possiamo parte dirvi è nostra, quello. ragazzi, massimo impegno, massimo supporto. Sappiate che noi ci siamo sempre, vogliamo il vostro successo, che per noi è la più grande soddisfazione. Quindi mi raccomando, cercate di unirvi, fatelo, dateci fiducia perché sono certo che vi piacerà veramente, veramente tanto questo percorso assieme. Ci divertiremo un sacco e sono certo che avrete i risultati che vi meritate, perché questa è veramente la svolta, è il momento giusto. Che dire ragazzi, vi ringrazio di cuore per il tempo che ci avete dedicato, per essere stati con noi questa sera, per aver atteso questo webinar, per aver partecipato, per averlo condiviso, per esservi uniti all'Accademia SMM. Siete strepitosi, non vediamo l'ora di lavorare insieme a voi e di vivere assieme queste 8 settimane di Accademia straordinarie. Vai Fabio, se vuoi andare in conclusione anche tu e poi ci salutiamo. Niente, fai azione adesso che, come sempre, il treno passa una volta e questa volta probabilmente il treno all'Accademia passerà adesso che ci sono questi trend e poi non sappiamo se nel 2021 la rifacciamo, dipende da quello che succederà nel mercato, la crisi, eccetera. Prendi questo treno adesso perché è la professione più richiesta del 2020 e del 2021. Nei prossimi 10 anni sarà così. Ok? Un abbraccio e a Un presto. abbraccio ragazzi, buonanotte, ciao! Ciao.